Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Vi invito a selezionare la modalità Speaker View in alto a destra per una migliore fruizione degli interventi con visualizzazione delle slide e del solo relatore mentre parla. Durante ogni presentazione è possibile inviare domande attraverso la funzionalità Q&A che trovate sulla barra inferiore del vostro schermo. Il relatore avrà modo di leggere e rispondere al termine del proprio intervento. Inoltre, se avremo tempo per alzata di mano, i partecipanti potranno prendere parola e fare domande a voce. È possibile utilizzare la chat per domande tecniche a cui risponderò. Adesso passiamo la parola al professor Francesco Pennacchio, presidente dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e della Società Entomologica Italiana. Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento delle giornate culturali che quest'anno abbiamo organizzato in occasione della settimana originariamente dedicata al Congresso nazionale che è stato spostato al prossimo anno per i problemi associati alla pandemia di coronavirus. L'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, la Società Entomologica Italiana, hanno quindi dato vita a questo evento sulla biodiversità degli insetti e i servizi ecosistemici e questa seconda giornata verrà proprio di fatto dedicata alla. La prima è stata più sulla perdita di biodiversità e sui problemi associati a questa grossa, diciamo, emergenza che affligge, i nostri giorni. Oggi parleremo più nel dettaglio della biodiversità e dei servizi ecosistemici nella sua accezione più ampia. E avremo con noi due ospiti stranieri, il professore Alexander Wetzel della Scuola di Agricoltura Isara a Lione, in Francia, il quale ci parlerà di agroecologia. Lui è professore di agroecologia e landscape ecology, ecologia del paesaggio, ed è anche membro del panel FAO di esperti sulla food security e la nutrizione. Quindi è una persona estremamente addentro proprio allo studio dell'agroecologia e tutte le sue implicazioni applicate nella gestione degli agroecosistemi. Difatti lui è un esperto di analisi degli agroecosistemi e di gestione e conservazione della biodiversità. A lui seguirà un intervento della dottoressa Sam Cook, che è un senior scientist della Rothamsted Research in Inghilterra. E Sam è una behavioral ecologist che lavora presso il Dipartimento di Biointeractions and Crop Protection alla Rothamsted Research. Lei è molto addentro allo sviluppo di nuove strategie di controllo integrato su base ecologica e si è molto dedicata negli ultimi anni al controllo biologico conservativo. In particolare cerca di misurare con estrema attenzione il reale impatto che gli organismi utili possono fornire nel controllo biologico, in particolare quanto gli organismi utili presenti nell'ambiente e la loro gestione può essere utile effettivamente negli agroecosistemi. Io non vi trattengo oltre, ringrazio anche il professore Lucchi e il professore Burgio per i loro contributi che saranno in linea con queste tematiche, che adesso vi presenterà con maggiore dettaglio Andrea Battisti, che sarà il moderatore di questa sessione di oggi. Grazie per essere qui con noi e godetevi questa seconda giornata, sempre su biodiversità e servizi ecosistemici. Grazie e buon ascolto. Bene, Franco, grazie e buonasera a tutti. È la seconda giornata che è già stata introdotta molto bene da Franco. Io devo solo aggiungere un brevissimo commento per quanto riguarda le domande che possono essere poste in italiano o in inglese. So for those who do not speak Italian, the questions that can be asked in English, either in the question and answer format or at the end of each presentation. So now I'm very pleased to introduce the first speaker, Alexander Wetzel.
from the Isara Lyon, France, and he will talk about agroecological practices using biodiversity for the provision of ecosystem services in agriculture. So please, Alexander, when you are ready, you can start, share your screen and start. Thank you much for the invitation to stay with you in Italy, at least a little bit virtually today. So it was a great pleasure to be invited, but finally finding out that I have to tell and to say something all from far away. But I will try to do my best to fulfill this task. I will try to start sharing the screen with you. So do you see the full screen now? Not the full, yeah, now yes. Okay, so it always takes 1 or 2 seconds until it comes, okay. Yes, so it seems that Franco was something saying about that me working on agroecology, what I understood from his Italian introduction. So I will try to speak not only on insects, but entomology today, which is a specific topic, but enlarge it a little bit and speak more about agroecological practices, and more specifically those which are using biodiversity and providing ecosystem services. And I will do this with some different points. Well, first starting with some challenges of today's agriculture, then coming to these different agroecological practices and presenting some results of them and some services which are provided by them. Coming to evaluating a little bit the potential of these agroecological practices for future agriculture, a small outlook on policies, and then coming to the conclusions. So the question today is, well, which agriculture do we want or need, and which practices inside? So do we want or need this more higher input, often very productive systems, which are on larger scales? Here are examples of photos I've taken from Florida or California in the United States, taken from the internet, or having more contrasting systems where we have more smaller scale, more heterogeneous landscapes, with much more diverse production systems. We have examples from traveling around in Sicily and also in France and in Brazil. The same for the livestock systems, more being on the very productive with the feedlot system, like an example of California, or the more cross-based system, as example here from my own country in southern Germany. So the challenges of today's agriculture, well, I think they are quite new to you, but I just summarize a few points again. If you look at the major challenges in Europe, then actually we have still ongoing problem with the nitrate concentration in the groundwater. You see here a graph of sampling points which are having different levels of nitrate concentrations. And if you're above 50 milligrams, then you're above the drinking water quality. And you see that if you look on the very right side, you see for the average for the Europe that around 30% of all our samples have more than 25 milligram. So that's more than which is recommended for the different samples. So there is not a good situation in many areas. Now coming to biodiversity, example here of the farmland bird index. And if you look at the graph, you see clearly these lines going down from the 19 onwards, wherever we are in different regions in Europe. And to show it more specifically for France, the country where I'm working at the moment, you see a strong decline from the 1990s up to 2017 now for the farmland birds. The same for urban birds, a little bit better for the woodland birds, and the generalist birds are more fluctuating. Probably you have read also this Nature paper about arthropod decline. So they measured in Germany in three different landscapes, different things. From 2008 to 2017. And the major outcomes are that in grasslands, the biomass of species declined by 67%, the abundance by 78%,
and even the number of species by 34%. And the loss of these species was, well, mainly affected grasslands in landscapes where we have intensively farmed land. It applied also to a lesser extent to forests and protected areas, but even in protected areas, find it. So the main factors associated with insect decline were worked out by a review of 73 historical reports on insect declines from across the globe. It was stated that about of 47% is directly linked to agriculture. And the main drivers coming from agriculture is the habitat loss by conversion to intensive agriculture, and then followed by pesticide and fertilizer pollution. The pesticides, we could imagine that they are now decreasing because there are already policies since a few years starting. Still, if we look here at this next slide, the total pesticide sales in the in the European Union, and you see from this total sum, which is separated in different types of pesticides, also including fungicides, herbicides, and others, and you see it's still stable in the last in these 6 years, and the last year 2017 on the graph below. It's still not really decreasing. So nothing is really happening there, even if everybody's complaining about too much pesticides. But what does this, well, just selling pesticides does not mean that they have a strong impact immediately. But if you look at this graph, which shows how many samples of fruits and vegetables in the EU contain different pesticides, and you will see that it's quite frightening. If you look at the red graph, which shows samples which with multiple residues, that means coming from different pesticides, it's more than 25% of all samples have now different residues. That does not always mean that they are above the legal threshold. And if you look at the highest reported number of different pesticides, it's quite astonishing for me that we have sometimes fruits or vegetables which have more than 25 different pesticides on one sample. To continue our last slide on the pesticides, this is the pesticides which are quantified in plant products in percent and for different countries. We will not go through all the countries from Europe, just pointing out here for Italy, as you're mostly coming from Italy, I guess. So in Italy, we find that was from the years 2014 and 15, that about 42% of all products are contaminated by pesticides, and that up to 1.5 of these cases presence was above the maximum residual level legally tolerated. I think there is big progress to be done in the future. Often we speak about, well, insects or birds which are above ground, but we should not forget that there is a big threat also to soil biodiversity. The soil is all the materials and the substrate where we grow our, our crops. So if you look at the map from Europe, you clearly see that where we have the colors from orange to dark red, that's where we have high to extremely high threats to biodiversity in the soil. And this is mainly related to intensive exploitation of the soils, organic matter loss, compaction, again, pesticide use, and over-fertilization. Now coming to agroecological practices, which provide different ecosystem services. First, the definition. What are these practices? They aim to produce significant amounts of food, which valorize in the best way ecological processes and ecosystem services, in integrating them as fundamental elements in the development of these practices. And not just simply relying on such ordinary techniques like synthetic pesticides or chemical fertilizers, but and also not only on technical simple
not really simple, but technological solutions such as genetically modified organisms. And which, here is a list of different ecosystem services, and it could be continued a little bit more, but I've put the most important ones, which are provided by these agroecological practices. Nutrient cycling, of course, and biological nitrogen fixation, natural regulations of pests, so including also here the weeds, pollination, soil conservation, biodiversity conservation, carbon sequestration, and water filtration and purification. And to three of them, I will mainly refer later when I present some examples. So just to illustrate a little bit, give an overview about different agroecological practices. Here, I focus only on the cropping practices and not on the livestock practices. And you can show them in with their scale of application. So if you look at the bottom left, we have some practices related to tillage management, direct seeding into living cover crops or mulch, reduced tillage. The category crop fertilization includes split fertilization, organic fertilization, and biofertilizers. And on the top, on the bottom right, you find also drip irrigation. Then you have different practices like agroforestry, intercropping and relay intercropping, crop choice and rotations, and cultivar choice, which apply more at cropping system scale. And within weed, pest, and disease management, we have natural pesticide use, biological pest control, well, that's probably much more familiar with than I am, and allelopathic plants. And finally, integration of semi-natural landscape elements, but which does not apply only at the landscape scale, of course, but also at the field and farm scale. And I guess that we will afterwards have some examples about this. So I will now shift to presenting some agroecological practices and results from them in relation to providing some ecosystem services and try just to show some of these ecosystem services. Starting with a more agronomic one, relay intercropping of legumes under winter wheat, that means you sow the wheat, and then either in parallel or very few weeks later, you undersow the legumes. Here on the left-hand side, you see, for example, clover. So here, a first service, which is pest control service provided by this practice, wheat cropping, intercropping with white and red clover. If you look at the graph, you see on the y-axis the wheat biomass and the comparison between no cover crop and the white and the red cover crop. And you clearly see that wheat is very strongly controlled by the cover and thus having this service. And the same thing appears if you have fertilization with some manure, organic manure, so also the same services provided by this cover. Going quickly to immediately to the provisioning service, because generally farmers less a little bit entomologists, of course, but farmers are looking also what is my yield and if I have these different agroecological practices. And here you've seen with the same wheat soil cropping, intercropping with red clover or white clover, yield is more or less the same. So there is no significant difference, which is good because you expect also that you might have a little bit less yield because of the competition with the clover. The same applies to the nutrient protein content in the grains. And this is important afterwards if you want to use the grains for flour production and selling to bakers. The same effect as before, we saw before, even with nitrogen fertilization, the yield does not change much, even if we have the cover crop with us. And another service is it's the same type of experiments, you have the same intercropping. And the question is how far this nitrogen fixation is then incorporated into the soil via these plants and roots and available for the following crop.
So in this case, you see here on the x-axis, legume biomass in early September after the harvest of the wheat in tons per hectare. And you see how much nitrogen is available when you have harvested the next crop. In this case, it was May, so several months. You clearly see if you are above a 2 tons hectare biomass of legumes in autumn, 2 months before, you can have a gain of up to 140 kilograms per nitrogen per hectare, which is quite a lot comparable farmers applying or as fertilizers in some areas. There is no difference if you have red clover or white clover. It's more how much biomass you have at the beginning available for this nutrient supply. Then coming now to pest control and the pollination service, and providing an overview also in relation what are these semi-natural landscape elements which can be integrated or should be more integrated and back into our agricultural systems. How can they support pest and pollinations? And here I take the example of a paper which reviewed 103 publications on pest control and 78 on pollination service. And they were mainly analyzing in these papers the different service providers here on the top of the slide, mainly Hymenoptera analysis, and second were Coleoptera. And looking at their presence in different semi-natural landscape elements, so hedgerows mainly and grasslands and some woodlands, and also relate them and analyze how much of them these insects are found in cereal systems, mainly some others. So here is a summary of the results. It's not the harm, it's more just if there are positive and negative effects or non-effects. And on the left-hand side, you see the different counts for the pest control. You see, for example, here 81% of the papers that reported an effect on the pest control reported a positive effect, and it was mainly for arable crops coming from these semi-natural landscape elements which were nearby or within the field even, and also positive effects for orchard systems. On the second row, there were also some papers reporting no effects, but they are much less, so only 6. And the third row, you see that only 3 papers could find a negative effect. Interestingly, the last row of this graph, you see that many papers reported that there is a certain impact, but they really did not measure it correctly or not clearly, but more stating that they found an effect. For the pollination, the same thing. Most show positive effects for pollination, and pollination was mainly measured with the abundance of pollinators and floral resources. A few with no effect and or only one which has had a negative effect. Another example where how you can increase biodiversity in croplands, and here the case with prairie strips. And this is an example from a very industrialized system in the Midwest of the United States. They have a strong monoculture of either maize or soybean. And here they could see that with adding 10% of prairie strips in the overall cropland area there, they had up to more than 2.6 insect taxa richness, more than 3.5 higher number of pollinators, more bird species, and also species which are of greatest conservation need. But so there is this more biodiverse and conservation service, but other services were also presented, like as you see at the bottom of the slide, less runoff, so soil conservation and protection, and also recycling of nutrients because there was less loss of nutrients from the soils. So often we speak just about single practices and analyze them in relation to yields, nitrogen fixation, or presence of insects, for example.
But we know nature and agroecosystems are more complex, and farmers are also combining practices. And here is an example where two agroecological practices were combined, and we can call this stacking, where you have sort of a combination of different practices. Here, wheat clover intercropping and the interaction with cultivar mixtures, which is consisting of two wheat varieties. So if we look first here at some effects on aphids, so the pest control service. So you see here on the left-hand side, it's the sum of aphids which is listed. And in the middle, you have the mix of the varieties where you have them grown together. And on the left and the right-hand side, you have varieties which have been cropped only alone and not in a mixture. And then you have in the darker color, or in the dark, in the gray color, you have the clover treatment and without treatment. If you look at these two red arrows, you see that there is an interaction between these two practices, but it's not always the most performant to reduce aphids compared to single practices. So the expected synergy is not always so visible, even if we have sort of something, sometimes it's better and sometimes it's less better, but not generally it's better. If you look at the wheat clover intercropping, this tends to have a lower number of aphids, but the variety mix with is more here in the middle, is more infested as the least sensitive variety which is infected. So also it's not a 100% same trend everywhere. So mixing different practices makes the signal for certain things much more complicated. But there is more research going on this combination of different practices. Now, if we look at things what you like to look at, I guess in many cases is the activity density, well, in individuals per trap of in this intercropping and wheat variety mixtures with the arthropods at the soil surface, which were all put together. There you see that the natural enemies are favored by the clover cover. You see always the crayon ones are always higher than these ones which are without color for the pure here, especially good for the pure stands. But it's less visible if you have the variety mixture. So the variety mixture does not add there much more insects within them. It's that was a little bit too quick. But the most important difference was found, or the most significant difference was found for the ground beetles. And at the end, coming also to more simple things, what farmers are doing, but when not coming on the coming from science or from extension service, but what farmers are developing themselves as innovative practices. And here the example of some farmers which are nearby to Lyon, where our school is located. They are mainly horticultural vegetables, sometimes some fruits, and they serve often more local or regional markets. There are now farmers, so it started with one farmer, which produced its own natural enemies. So for example, that's photos which I've taken at his place in his plastic tunnels. After the main harvest, he's still leaving, for example, chard here, and not harvesting it further or destroying it, even if there is an infestation, what you see on the left-hand side, with aphids. But beginning, his neighbor farmers were completely complaining about him and saying, why you're still keeping this? This will be a source for aphids colonization into our fields. He said, wait, I will show you why I'll do this. And he could clearly show to them, and now many people are following him, that with this he attracts some natural enemies. Here you see pupae of hoverflies in the middle of this aphid colony. And also here on the bottom right, you see ladybirds which are coming in, and he's collecting them and placing them in other greenhouses or on these tunnels of plastic. Now switching from the results to speak about the potential of these different agroecological practices for the next decade. And you can analyze this, well, it's a qualitative analysis in looking at how these practices are integrated today already in agriculture
and what is their potential in the future? So if we look for those which are at the moment more not so much integrated everywhere in today's agriculture, and more specifically about them which are practices using biodiversity or diversification, you see that the crop choice and rotation, so diversified rotation and cultivar mixtures, have very high potential to be developed much more. The intercropping and relay intercropping is more in the middle here. And agroforestry and integration of semi-natural landscape elements at the landscape scale is still very low potential as seen for the next years. If you look at biological pest control, it's mediumly integrated so far in agriculture today, but has a very high potential, and more enterprises and startups are going on this, especially to produce either natural enemies or now also biopesticides. Very highly integrated, so today already, and has a high potential still in the future, as well, split fertilization, cultivar choice. That's something which has been done since several years already. Now coming towards the end, just quickly speaking about policies in Europe, which could support a transitioning to these agroecological practices and farming systems. There were already some elements in the present common agricultural policy with the greening. While the greening was not sufficient, but there were some elements and some other things like agri-environmental measures. But just more recently now for the future is, what about the future policies? And well, just two or three weeks ago, there was the farm to fork strategy launched, which should improve the farming systems and food systems in Europe until 2030. Very interesting points, which relate clearly back to agroecological practices, is that, for example, by 2030, there should be a reduction of 50% of all chemical pesticides used, and also going away by half of the hazardous pesticides. The same thing for nutrient loss, which should be decreased by 50%, and also reduce fertilizer use by at least 20%. And all this also supported very strongly by the development of much more organic agriculture. But there is also, at the same time, there was launched a biodiversity strategy, on the one side protecting more land, sea, biodiversity in Europe. But again, within the biodiversity strategy, you see this reducing use of pesticides, halting and reversing the decline of pollinators, and again, while favoring much more organic agriculture. And there, agroecological practices can play a big role. So to come to my conclusions, so I hope to show you that there is a broad diversity of agroecological practices, which exist already, but used to a different extent so far. And they provide different ecosystem services and sometimes very interesting combination of different ecosystem services. Some having a very good potential to be more broadly implemented into future agriculture, but this depends not only on the general policy framework which favors them, but more specifically, how to support farmers to implement them and to make this one more what we call the agroecological transition. So thank you very much for your attention. And if there's still hopefully some time left, I can answer to your questions. Thank you, Alex, for your very comprehensive overview. I think we have a few minutes for questions. So I ask the audience if there are questions to Alex. You can raise hands and have a possibility to talk. No, go ahead, Nido. Okay, thank you. Thank you, Andreas, it's a very nice presentation. Do you think that in this transition between what is considered the agribusiness to the agroecological approach of agriculture is more important the research or the political decisions? So are we researchers
more important the politicians, because you know that the intensive agriculture has developed just to increase the business, the economy, the employment, and so on. So which is your opinion in like a scientist, which is to the role of scientists, if it is equal or less to those or to that of politician? Thank you. Well, we would hope as scientists, of course, to be heard much more and having a much stronger role. But I think it will very strongly depend how this is taken over by policymakers, because at the moment you can frame so much different things. And imagine a few years ago, nobody was speaking about glyphosate problems, and now that's a big agenda. And even now, having or the target of 50% of reduction of pesticides in Europe is a very strong thing, which can is also related back by results coming from science. Because I know I was in contact with some of the policymakers, and often they ask, "Can you provide us evidence? Because if we have some evidence for certain things, we can try to translate them into these policy actions." Well, the translation into real policy is then how this arrives finally in the field and founds is then different, might be different. But I just know for some of these targets which had been set in the farm to fork strategy was strongly influenced because sometimes scientists could provide some evidence from research to support these actions which wanted to be targeted in the next 10 years. So scientists can play a big role in. It's just that we have to provide in a more easy way sometimes the evidence of some papers and just highlighting the two or three key results, because they will never read more than 2 minutes on a paper or on a summary. So that's very important to have this review papers, which putting many things together to find out the key messages, which can be then more easily communicated to policymakers. Thank you. Thank you very much. So we have another question from Andrea Povellato. Andrea, may you? Yeah. Hey, can you hear me? Yes, we do. Yeah. Oh, many thanks, Alexander, for this presentation. I work at the CREA, the Research Center for Policy and Bioeconomy. My question is related to the other question, because of course all the farmers want to know what's happened to their budget, economic budget, when they increase this kind of, they include this kind of agroecological practice. So what is the level of integration between the result from the agronomic research and the evaluation of the costs of this and of course of the effects on the revenue of the farmer, if there is any insight, for example, from France, where this kind of research seems to better develop than not in other countries. Yeah, that's a very important question you're raising. For farmers, it's what is my economic return or my income? Do I really have a net benefit of this? And that's, for example, this was something which was missing in the last years. And that was something also policymakers often were asking, can you show us that there is also an economic benefit for farmers going to these agroecological or more sustainable practices, or however you want to call them? And but now, more recently, there are three or four papers which could clearly show that even with these agroecological practices, in most cases, it's never 100%, of course, but in most cases, farmers even make more money or have a better economic return compared to the very conventional ones, which are in the treadmill and always becoming bigger and having higher yields. But that higher yields does not always mean that at the end you have a higher economic benefit. So this was shown last year in a paper by Jan Dowell van der Plau, which was done together by 28 or 25 researchers in Europe. There are also other examples from
from different countries of the world, which were also summarized. But this is still a point which needs to be evaluated much more, and this would be very helpful to have more economic analysis about how this pays back to farmers. And it's not always paying back, of course. It's like always, we all sometimes look good, sometimes less, but that's a very important point which needs to be developed much in research much more in the next 5 to 10 years. Thank you, Alex. So now it is over for the question from the public, but there are, if you look in the question and answer in the bottom of the screen, okay, good. There are 4 questions and answers for you, but if you may briefly address them, it would be perfect, because okay. Otherwise time starts to get short, sorry. So you may read and maybe just a short comment on each. Okay, I will look at them during Sam's presentation. Yeah. Or if you want, you can reply by written response later, and then we can go on with the next speaker. Okay. So we have to continue with the next speaker, Sam Cook. So please, Alexander, stop your screen. And Sam, could you share your screen now? While Alex will reply to the question and answers. So may I briefly introduce Sam? She will speak about building confidence in beneficials, conservation, biocontrol of insect pests in oilseed rape crops. So Sam, I will send you a short text message that you will see in the bottom of the screen when there are 5 minutes to the end. Okay, thank you very much. Yep. Thank you for that introduction. And I'd like to thank you and Professor Panacchio for inviting me to speak today at this amazing webinar. Can you see my full screen? Yes, we do. Okay, so I want to talk to you about building confidence in beneficials. So I saw that one of the questions there was, how can we connect farmers to this agro ecological work? Well, one way is that we've really got to demonstrate that they can have confidence in these practices. So I'd like to talk about how we can do that using conservation biocontrol of insect pests in oilseed rape crops as an example of that. So what good are wasps? This is among the most frequently asked question I receive when I talk to the public about the work I do at Rothamsted. They are, of course, referring to Vespula vulgaris, and I really dislike this question because they're usually implying that all animals have to have a use to humans, and they believe that wasps are mean, they're useless nuisances. However, we all know that wasps are part of biodiversity, the variety of life on Earth. And of course, they should be valued and allowed to exist just for that reason alone. But furthermore, wasps are carnivores and they take aphids and other small insects to feed to their brood. And in doing so, they play a role in reducing aphid pests in the gardens of the people that they annoy. And this makes them really part of the functional biodiversity group. In other words, those organisms that provide an ecosystem service, in this case, pest regulation. So in fact, wasps are in fact beneficial insects, whether you like them or not, is my reply. So what are the beneficial insects in agricultural landscapes? And I'd like to answer this question using oilseed rape as an example, because insects just love oilseed rape, as you can see from this photo here. We found through surveys of invertebrates in UK oilseed rape crops that oilseed rape is really important for maintaining farmland biodiversity, using pitfall trapping, yellow sticky trapping, vortice suction sampling, which is like a great big hoover that sucks up the insects, and just looking at the crops. We've collected over 150 different species from 40 additional groups, and we've identified them to the genus. So you can see it's a very, very diverse crop. We found that it's important in supporting populations of bees, butterflies, and other pollinators. The natural enemies of crop pests, in other words, the predators that eat them or the parasites that lay their eggs into them, seed-eating granivores that help to suppress weeds and weed populations, and detritivores which break things down in the soil. And also invertebrates,
that are used for food resources by farmland birds. When we broke that down into functional group, you can see the proportion of functional groups here. You can see that actually predators are make up the most of the insects that we can find in North Sea grapes. And only about a quarter of them, the ones that you see in green, are herbivores or what we would call crop pests. There are actually quite a lot of crop pests in North Sea grape, which is why it's such a challenge really for farmers to control them and to maintain good productivity in the crop. Most of the pests of oilseed rape are brassica specialist, and they live and breed on oilseed rape, and their larvae inhabit on or in the plants, and the larvae pupate either in the plants or in the soil. But for too long, we've had over-reliance on insecticides, which has basically led to a loss of control, either through resistance, which occurs if you repeatedly use the same insecticide, eventually there's resistance built up so that it's no longer effective, or as Alex has just been talking about, revocation of active ingredients through policies. So the question is, can we manage all this farmland biodiversity to boost it and to make it work for us, so that we can reduce the amount of insecticide we use in crops, but still manage our pests? And I believe that yes, we can, using conservation biocontrol and agroecological methods. So I'm just going to run through what conservation biocontrol is. I'm going to talk about what the natural enemies of the crop pests are, what their impact is on the pests, and how can we manage our crops better to protect populations of these natural enemies and regulate pests. So what is conservation biocontrol? I like to think about it as three peas in a pod. Biological control is a method of controlling pests using other organisms. They can be predators. You can see there the ladybird eating the aphid. Parasitoids, which unlike parasites, they actually kill their host. So that's why we call them parasitoids, or pathogens. Conservation biological control is the use of habitat management methods to conserve the natural enemies of crop pests in the agri-environment to provide this pest control services. And this is opposed to classical biocontrol methods, where we can introduce natural enemies from the pest's native range into a new area where natural enemies do not provide sufficient control. This is opposed to augmentation biological control, where you periodically release natural enemies to re-establish a balance, a bit like what we saw in the polytunnel there. Or inundative biological control, which is where the biocontrol agents are mass produced and then released in one big hit to control a pest very quickly, such as bioinsecticides. So we're talking about conservation biocontrol, making use of what's naturally there available in the environment that farmers can basically use for free. So what are the natural enemies of oilseed rape pests? Well, they're generally split up into generalists and specialists. The generalists prey on several groups, not just oilseed rape pests, and they can be canopy active or active on the ground. Canopy active pest generalists include ladybirds, which prey on aphids and small larvae, such as the pollen beetles from flowers, lacewings, hoverfly larvae, and ballooning money spiders. Generalists, the ground active natural enemies of oilseed rape, include spiders, the lyconid wolf spiders with the great big jaws that you can see there in green, and the long-jawed spiders, which climb up the plants to take small larvae from the flowers. On the ground, there's staphylinid or rove beetles, and also the carabid beetles. And there's been 42 different species found in oilseed rape fields, some with very high density and spatial association between them and the pest, which I'll talk about later. Two of those have been found to have spatial association with cabbage stem flea beetle pests, and six different species have been found to have spatial association with pollen beetles. So there's great potential here to do a lot of good mopping up the pests in oilseed rape crops.
The specialist natural enemies include the parasitic wasps or the parasitoids. These only attack one or two maybe related species. So you see here, the parasitoid of the cabbage stem flea beetle is Tursilochus microgaster. It lays its eggs inside the larvae of cabbage stem flea beetle, lays its eggs through the stem into the larva. And then the larva, when it drops to the ground to pupate in the soil, the parasitoid then takes over and makes a cocoon in the soil, and instead of the pest emerging, the new parasitoid emerges. Similarly, there are parasitic wasps which only attack the larvae of the pollen beetle. We also have a parasitoid, Trichomalis, which affects only the larvae of the seed weevil. And you can see a seed weevil larvae there eating the pods of the Orsi rape. And also we have two major key species of parasitoid which attack pod midge larvae. So recently we've discovered an adult parasitoid, a parasitoid of the adult stage of cabbage stem flea beetle, which is really, really exciting because it obviously parasitizes the pest stage that's causing the damage. We first discovered this at Rothamsted in 1997. We sent it to Hazel Bath in Germany to be identified. It took 10 years to be identified and was recently rediscovered and described by our colleagues at John Innes. My student Patry is looking at this, and she's showing that it's really got potentially very good biocontrol potential of adults in the late summer and early autumn. So we're really excited about the potential for this insect. But this list is probably incomplete. So we know that some insects take pollen beetles and cabbage stem flea beetle larvae. We've done this by just basically looking at the crop trapping and doing some gut analyses. But there are now new tools to determine the lethal pest beneficial interactions. And these include camera trapping and molecular methods, which we are working on with our colleagues in the EcoStat project. So what do we need to show that the natural enemies are effective in controlling biocontrol pests in oilseed rape? So first of all, we need to prove that they are lethal, which we've just talked about. And then we need to show that they're consistently in the right place at the right time to have an effect on the pest population. So we need to show spatio-temporal association between the pest and the natural enemy. And this has been shown by my colleagues at Rothamsted, who showed that very close spatio-temporal association of carabids and parasitoids. So you see the first graph, we want to concentrate on the red area. This is the immigrating adult stages. So in the red area, you see that the adults coming in, then the next graph shows the red area of the larvae. And then the next graph shows the larval parasitism, which is in the same place as the larvae. And the next graph shows the emerging adult pests. And it's interesting that the adult pests are mainly coming out of the area of the field where the larvae weren't present. So this is good news, and it shows that the parasitoid can be in the right place at the right time. Next, we need to show adequate rates of predation and parasitization. Now, data on predation effects of pests in oilseed rape is really scarce, and some papers have shown that around 20% of pollen beetle mortality can be achieved by predators. But I think this has probably been underestimated, and we definitely need to know more about this for other pests of oilseed rape. Parasitoids, parasitism rates have been shown to be very high for pollen beetle, around 80% in untreated crops, which is very well capable of achieving really good control. Unfortunately, the key parasitoids only attack the larvae, as I described earlier, which is no good for pest management because it's the adults that cause the damage. So this really needs to be considered, and we need to boost the populations much higher for them to have
any pest regulation control effects in the long term. So to improve confidence in beneficials for biocontrol, far more research is needed on the biocontrol of the adult stages, the stages that are doing the actual damage, but also to quantify the control effects and relate these to yield so that the farmers can understand what good they're doing and how many of these beasts we need to control the pests in the field. So how can we manage crops to protect the populations of natural enemies and encourage pest regulation in oilseed rape? Well, here you can see a diagram of the different growth stages of oilseed rape and what a farmer does to produce the crop. So we can think about things like planning and sowing. So cultivar choice is very important. There are no cultivars that are resistant to insect pests of oilseed rape, but some cultivars do tend to support natural biocontrol more than others. And certainly sowing date and seeding rates can have an effect on biocontrol in the crop. Crop nutrition, sometimes if you've got lots of a very, very healthy crop, actually is very attractive to pests because it's got lots of nitrogen and protein in it. So sometimes crop nutrition can affect biocontrol in the crop. But I really want to focus on insecticides and post-harvest tillage because these have been shown to affect the parasitoids in oilseed rape pests. So as I described earlier, most parasitoids of oilseed rape pests overwinter as cocoons in the soil. They drop from the oilseed rape plants, and then it's the generation of the parasitoids that emerge from the soil. And unfortunately, ploughing in preparation for the wheat crop buries the cocoons, and this reduces emergence. So it's been shown that minimum or zero tillage systems can significantly improve parasitoid survival. And also, these practices can also benefit the populations of spiders and carabids in the crop. Spatial targeting of insecticides in pest hotspot areas could also help to conserve natural enemies. Of course, this isn't as good as having a truly specific insecticide, but assuming that there aren't any of those available, if you can see here, this again, we're going to focus on the red areas, which is groups of aggregated pests. So you can see the adults coming into the eastern area of the crop. And that's where the resulting larvae are based. There's two major parasitoids. One of them is very targeted, spatiotemporally targeted to the larvae. And you can see that the red area there is very closely associated with the presence of the larvae. But the other one, Tursilocytus heterotrus, is more evenly distributed across the field. And this is much less likely to be targeted when if you were to only to target the eastern end of that field where the hosts are. As you can see at the other end, the emerging adult pests tended to come out where interstitialis wasn't and heterotrus was evenly spaced in the field. So if you did target only that eastern area of the field where there was a hotspot of pests, you would probably hit Fraedus interstitialis, the first parasitoid, unfortunately, but you might not hit the second one. So targeted insecticides could have a possibility to help. But of course, the message would always be to farmers to spray only when necessary and preferably not to spray at all and let these insects do their job. Another way is to conserve them via habitat management, and field margins offer a great potential to do this. Field margin mixtures are commercially available for birds and bees and butterfly production and biodiversity maintenance on agri-like landscapes, but there are non-commercially available for biocontrol purposes. There has been some research work, as Alex has mentioned already, which most of which has been focused on aphid control in wheat. The grassy margins support cereal aphids and other natural enemies. And it's also been shown that nectar-rich mixtures can attract generalist predators such as hoverflies, lacewings, and ladybirds. But there's very little research on this in oilseed rape.
So uncultivated field margins, as I said earlier, can act as refuges for tillage-susceptible parasitoid populations to thrive. So if you leave these areas at the edge of the field and don't cultivate them, then the parasitoids can emerge from there. But also flowering field margins can provide pollen and nectar resources for parasitoids from neighbouring crops. So these could provide additional resources to boost their populations. So we screened 14 different brassica types to determine what wild brassicas best support the parasitoids of Orsi grape pests. And we found that Brassica napis or forage rape turned out to be the best all-rounder, which provided good resources for parasitoids of pollen beetles, seed weevils and pod midge without being too beneficial in multiplying populations of those pests. So we tried out field margins of these brassicas in an experiment to ask the question, do these brassica margins improve biocontrol in the crops? You can see here on the left-hand side, we've got a grass margin next door to our brassica margin. And this was next to either an oilseed rape or a wheat crop. And then we paired this experiment with a grass margin with no brassica margin next to it. And the crop was either wheat or oilseed rape. And we sampled for the pests and the natural enemies in both the wheat and the oilseed rape crops. And we found that having the brassica margins at the edge of the crop really did increase biodiversity and the biocontrol agents, and particularly the brassica specialists, as you would imagine. We found no significant difference between the margin treatments when they were adjacent to the wheat crop. However, when those margins, the brassica margins, were next to oilseed rape crops, we found more spiders and several carabid species in oilseed rape crops when they were next to the brassica margins compared to the grass margins. And as has been found with many other studies, we found that the abundance reduced quite considerably with distance to the margin. So we only had very local effects of the field margin. So in summary, we can gather together that oilseed rape crop does support a wide variety of invertebrates, including predators and parasitoids of oilseed rape pests. I don't know if the news has reached you in Italy, but the crop is in decline in the UK because of difficulties in growing it because of cabbage stem flea beetle. And this really would be a bad thing for biodiversity because it's so diverse and it attracts so many invertebrates. It would be a real pity to lose it from the crop rotation. The biocontrol agents of oilseed rape pests are fairly well known, but we do need more research, particularly to understand their quantitative effects on pest control and the effect that they actually have on yield. And we know agronomic methods, particularly reducing insecticide sprays and tillage, can help to support these populations of natural enemies in the agro-environment system. But we can develop habitat management methods to support them, including field margins. And as part of the EcoStack project, we're also looking at in-field crop diversification strategies, such as cover cropping and intercropping, to increase these populations of beneficials and bring them into the field. Yes, so I think I'll leave it there. So the challenge of the future, is to move these biocontrol agents into the open field and to show positive effects on yield, because as far as farmers are concerned, you know, these have not been proven to them. And I don't think we're going to see widespread uptake of conservation biocontrol or agro ecology practices unless we can clearly demonstrate these effects to farmers. Okay, thank you very much for listening to me. Grazie. Thank you, Sam. That the presentation was very carefully prepared. Thank you very much. And I think now the floor is open for questions. Are there questions from the attendees?
there are a few questions that they were asked to Alex, and Alex will reply to them later on. So those who have asked questions to Alex will wait for a feedback. So now Antonella Di Palma has a question for you. Please, Antonella, go ahead. Hello, good afternoon to everybody. Can you hear me? Hi. Yes, we do. Hi, thank you very much for your presentation. It was really very, very interesting. I have a kind of consideration because one point was very interesting to me. The idea that beneficials are more abundant on the periphery of the field. And we have the same problem with mice, also because but of course mice cannot fly. And so it's proved that phytosate mites are much more abundant on the weeds present on the periphery of the field, but for them it's very difficult to process and to reach the center of the field. And I don't know, do you have any idea of any kind of strategies, any help that we can give to beneficials in general, and of course mites in my case, to help them to invade somehow all the field? Yeah. I actually put one of these, I put a slide in that would have answered your question perfectly, but I took it out because I thought I'd overrun with time. I'm currently working on a project called ASSIST, A-S-S-I-S-T, which is testing a field margin, a flower strip right in the middle of the field. So rather than having it at the just at the field edge, you have it at the field edge, but then in strips across the field. And in this way, we're hoping to see, rather than a decline into the field edge, maybe we've got a decline and then, an increase again as you get next to the infield strip. So maybe infield strips would help, but also other plant diversification strategies like the clover undersowing or undersowing different plants or intercropping might help bring those beneficials into the field. Basically, we need to know more about what they need and then figure out a way of bringing what they need into the middle of the field. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thanks for your question. Thank you. So now we have another question from Emilio Guerrieri. Please, Emilio. Oh, thank you. Hello, Sam. Nice to hear you again. Ciao, ciao. No, just a consideration. I wouldn't consider conservation as opposed to augmentation or classical biological control. Actually, I would see this practice of preserving biocontrol agents as a natural consequence and following also the other techniques of biocontrol. In fact, we have a problem, probably not so strong in oilseed rape, but in other cultivation, other kind of plants, we have a constant arrival of invasive pests from abroad, and then we have to solve these problems, and we hope to solve them with classical biological control. But then, after having introduced these parasitoids or natural enemies, we need to apply exactly what you have brilliantly explained to us, like preserving them and trying to put them in the best condition for doing their work. It's this, just a consideration. Thank you. Yeah, maybe it was a problem with my classification. Yeah, I don't. Different types of biological control do not have to be mutually exclusive. I think that's the really important point you're making. Yeah. Thank you very much. There is time for another question. Is there a question from the public? No more questions? No. So I will ask Franco to say a few words now. Franco, yes, are you... I'd like just to, can you hear me? Yes. I don't think that you can see me because the video is stopped by Marina. If you want to. Okay, well, no problem, I can speak. I'd like just to
thank Sam and Alex for joining us in this webinar, especially because the invitation was made at the very last minute, and but they were enthusiastically about this offer, and they have provided a wonderful lectures that have touched upon different aspects of agroecology in a broad sense, and more specifically in conservation biological control with SAM. So I think that they have done a great job in addressing these issues, and I would like to thank both of you once more. As you know, we are going to continue now in Italian, and I don't know if you will be, let's say, available for the rest of the webinar, but before you go, I would like once more on behalf of our entomological community to say you thank you for joining us today. It's my pleasure. Enjoy the rest of the conference. Will do, will do. Thank you very much, Sam. Thank you, Alex. Okay, thank you to everybody. And yep, and now we should go on with the program. So I will ask Andrea, Alessandro, Luki, to share the screen and start his presentation that now I will switch to Italian. So Andrea parlerà di controllo biologico e servizi ecosistemici con caso studio in Toscana. Prego Andrea, quando hai preparato lo schermo, puoi iniziare anche a te e segnalerò qualche minuto prima della fine. Vedrai la chat, vedrai un messaggio attivarsi. Riuscite a vedere il mio schermo? Riusciamo a vedere benissimo, grazie. Allora, grazie intanto a Franco e a tutti gli organizzatori e un saluto a tutti i presenti. Io appunto vi parlerò di un particolare aspetto dei servizi ecosistemici che è il controllo biologico di insetti dannosi alla vite, e il valore economico del controllo biologico per la società è estremamente importante. Nonostante questo, ci sono non molti studi che hanno stimato il valore del controllo biologico per gli agricoltori, e certamente il controllo biologico è un servizio ecosistemico complesso, strettamente associato, come abbiamo visto anche nelle precedenti interessantissime presentazioni, alla biodiversità. E nella protezione delle piante certamente esistono in certi contesti dei metodi che non fanno affidamento esclusivamente sulla chimica, quindi che rasentano o sono dentro il biologico, ma molte volte non sono usati, non sono utilizzati dagli utilizzatori, perché non hanno sufficiente conoscenza di questi sistemi o perché non si fidano sufficientemente. E quindi i manager delle aziende, pur essendo a conoscenza delle alternative chimiche che possono esserci in certi contesti agli insetticidi, non ne conoscono a sufficienza le potenzialità. E questo in Italia è particolarmente evidente, diciamo soprattutto in passato, mentre negli Stati Uniti questo vuoto è riempito, come sappiamo, dalle extension services delle università, che aiutano gli agricoltori nel mettere in atto dei metodi innovativi sia per il controllo degli insetti che per il controllo delle malattie. Noi abbiamo un esempio di questo in Trentino, una regione nella quale, Trentino Alto Adige, una regione nella quale una stretta collaborazione tra agricoltori e istituzioni di ricerca ha consentito lo stabilirsi nella regione del controllo integrato, perché la confusione sessuale adottata in una dimensione comprensoriale per il controllo delle epidotteri del melo e della vite ha portato a una forte riduzione degli insetticidi nella regione. Qui vi riporto un esempio per quanto riguarda la vite. A partire dagli anni 70 per arrivare fino quasi ai nostri giorni, che rende molto bene l'idea di come qua, nel momento in cui la confusione sessuale, qui rappresentata in giallo, è diventata un sistema prevalente per il controllo delle tignole, c'è stata una forte riduzione dell'uso degli insetticidi in vigneto. E questa situazione, questa realtà,
praticamente dovuta a una diciamo collaborazione stretta tra le istituzioni pubbliche, i ricercatori, i tecnici, le cooperative, i produttori e i distributori di feromoni. Questo non è avvenuto in anni recenti in altre regioni italiane, e proprio per la mancanza di qualche anello, no? In particolare di una collaborazione tra istituti di ricerca, industrie e produttori, anche se recentemente alcuni entomologi che conosciamo stanno facendo un certo lavoro in questa direzione. Ora io qui oggi voglio riportarvi, anche dietro l'invito di Franco Pennacchio, di una piccola recente esperienza pilota che recentemente si è svolta in Toscana e che è praticamente nata da una stretta collaborazione tra l'università e i produttori per la gestione di due importanti insetti del vigneto, che sono, dopo vedremo, la tignoletta e il planococco. Il progetto quindi è iniziato nell'area di Bolgheri, che conoscete, un'area abbastanza nota per la produzione di vino, nel 2015, in particolare per una richiesta dell'azienda Guado Altasso, di proprietà di Antinori, che in quell'area lì di Bolgheri ha circa 300 ettari di vigneto. Le ragioni principali che hanno portato a questa richiesta di collaborazione all'università fatta dall'azienda era una certa sfiducia negli insetticidi, nelle potenzialità degli insetticidi e un forte interesse per strategie non insetticide. Qui avete una veduta di quello che è un po' l'area di Bolgheri in vicinanza del mare, con questi vigneti frammisti anche ad aree boschive. E come sapete, recentemente, negli ultimi decenni, l'area di Bolgheri è divenuta particolarmente interessante, particolarmente importante per la produzione di vini molto importanti e molto costosi anche, no? Qui questi sono dei prezzi medi dei principali vini che vengono prodotti in quell'area. È logico che il prezzo di un vino dipende anche dall'annata, ma il prezzo medio si va dai 120 euro fino ai 400 euro a bottiglia. Quindi questo elevato valore dei vini richiede necessariamente la presenza di uve sane, e quindi c'era da parte degli agricoltori un po' la paura di abbandonare gli insetticidi, in particolare da parte degli agronomi, che come sapete stanno sempre nel mezzo tra gli enologi e i proprietari, no? Questo fatto quindi di aver tentato una nuova strada è in qualche modo un merito in più da parte di queste aziende che hanno voluto prendersi il rischio. E i dettagli del progetto, quindi l'anno di inizio 2015, un'azienda Guado Altasso a Bolgheri, due insetti della vite che da sempre sono un problema abbastanza importante per quell'area, la Lobesia botrana e il Planococcus fix. Due strategie proposte dai ricercatori per in qualche modo sostituire gli insetticidi, quindi la confusione sessuale per la Lobesia botrana e i nemici naturali, quindi gli agenti di controllo biologico per il planococco. Questa è la situazione, quindi la Lobesia a sinistra e il planococco a destra. Come quasi tutti voi sapete, l'attività delle larve di Lobesia botrana portano a uno sviluppo di marciumi, e quindi l'infestazione deve essere tenuta sotto controllo ad un livello accettabile. La stessa cosa possiamo dire per il planococco, che oltre ad essere vettore di virus della vite, con la produzione di grandi quantità di melata, praticamente fa sì che si sviluppino sui grappoli le fumagini, con un deprezzamento, un degradamento della qualità delle uve. Quindi l'identificazione del problema era questo. Da sempre a Bolgheri si usavano insetticidi e ogni anno c'era la necessità di riutilizzarli. Questo a un certo punto non era più ben visto dalle aziende, perché il fatto di dover riutilizzare ogni anno gli stessi trattamenti, gli stessi interventi, non era soddisfacente per gli agricoltori, e poi erano cominciati a farsi presenti anche problemi di residui nel mosto. E questi trattamenti includevano praticamente tre trattamenti contro la Lobesia,
con regolatori di crescita o con fosfo organici, e uno o due trattamenti l'anno contro il Pneumococcus ficus con insetticidi sistemici o altri prodotti neurotossici, oppure chitinosintesi, ora non mi viene nel termine italiano, inibitori della sintesi della chitina. Ecco. Quindi questa è stata la nostra proposta. Nel 2015 la confusione sessuale è stata applicata a guado al tasso solo su parte della superficie, perché il nostro scopo era di portare i produttori a rendersi conto di persona se questo metodo aveva o no delle potenzialità, quindi a confronto con il sistema convenzionale. Per questo motivo sono stati suddivisi 150 ettari di vigneto in tre grandi zone, in cui in una parte sono stati installati gli erogatori su circa 50 ettari, e nelle altre parti si è deciso di utilizzare una strategia diversificata con un trattamento in prima generazione contro la prima generazione con metossifenozide e un trattamento contro la terza generazione con clorantraniliprolo. E nell'altra parte, le varietà qui erano sempre le solite fondamentalmente, si parlava di Cabernet Sauvignon. Nell'altra parte, negli altri 50 ettari, un trattamento con metossifenozide contro la seconda generazione della tignoletta e clorantraniliprolo contro la terza generazione. Come potete vedere, i risultati qui sono apparsi anche a noi estremamente sorprendenti, perché mentre la confusione sessuale applicata in questa zona aveva portato alla raccolta a delle percentuali di infestazione senza trattamenti estremamente basse, nonostante due trattamenti negli altri vigneti sono raggiunte delle percentuali di infestazione estremamente elevate. Questo in qualche modo lo abbiamo imputato al fatto che a un certo punto, quando il grappolo chiude e quando c'è molta vegetazione attorno al grappolo, l'efficacia del trattamento non è così elevata. In ogni caso questo è saltato subito all'occhio degli agricoltori, e quindi dall'anno successivo avrebbero voluto coprire tutta la superficie con la confusione. Da parte nostra abbiamo fatto un po' i pompieri, abbiamo frenato, cercando di portarli gradatamente a questa consapevolezza. Anche noi non eravamo certi della possibilità di un'efficacia così sorprendente, e quindi volevamo fare un passo per volta. La stessa cosa, in qualche modo, in termini di risultati, è successa col Pneumococco. Come potete vedere, le infestazioni di Pneumococco in quella zona possono essere particolarmente preoccupanti, e quindi la strategia che abbiamo proposto era quella di utilizzare un imenottero encirtide, l'Anagyrus vladimiri, a quel tempo veniva ancora definito Anagyrus specie Near pseudococci, poi recentemente è stata fatta la classificazione specifica, a 1000 individui per ettaro nel mese di maggio, e utilizzare poi successivamente il predatore Coccinelli depredatore Cryptolemus montruzeri a circa 500 individui per ettaro in giugno e in luglio, nelle zone dove l'Anagyrus non era stato in grado di tenere a freno le popolazioni del Pneumococco. Il primo anno, dato che questi, soprattutto l'Anagyrus, non era ancora prodotto nella biofabbrica di Cesena, Bioplanet, era soltanto a livello sperimentale, ancora i colleghi del Bioplanet non erano convinti di investire su questo organismo, sono state fatte delle prove soltanto su 4 ettari, proprio per poter testare l'efficacia a confronto con il sistema convenzionale basato sugli insetticidi. E qui, ugualmente, i risultati sono stati non solo incoraggianti, ma anche sorprendenti. Come potete vedere, il tasso di parassitizzazione in quel vigneto a carico delle neanidi di terza età e delle femmine giovani di Pneumococco è stato estremamente elevato, variabile dal 27 al 69%, con l'utilizzo di 1000 adulti del parassitoide. Il controllo alla raccolta è stato fatto su 600 grappoli. Quindi questo 2015 è stato per noi, ma anche per gli agricoltori, in particolare per l'azienda Guado al Tasso, estremamente positivo e incoraggiante. Nel 2016 questa nostra idea è stata finanziata da un progetto regionale utilizzando un finanziamento europeo, e sono stati investiti, diciamo, circa 225.000 euro per 18 mesi nel cercare di portare, diciamo, di trasferire alle aziende queste conoscenze disponibili. Va bene? E quindi praticamente nel 2016, dietro i risultati ottenuti nel 2015 anche per il passaparola tra le aziende,
Altre due grandi aziende, Camarcanda e Ornellaia, si sono unite al progetto e praticamente la confusione sessuale è stata applicata su 600 ettari. Tenete presente che l'area di Bolgheri sono in totale 1200 ettari. E 300 ettari, praticamente su 300 ettari sono stati utilizzati gli insetti utili. Ora qui io non posso riportare i risultati anno per anno perché non ho tempo, quindi in qualche modo vi riporto quello che è il risultato dei dati che noi peraltro abbiamo. Comunque questa diminuzione nella quantità di insetticidi utilizzati dovuta all'applicazione della confusione sessuale e all'utilizzo di questi insetti utili è stata molto apprezzata dalle aziende del territorio, tant'è che nel 2017 altre aziende si sono unite al progetto e quindi praticamente le superfici si sono ulteriormente allargate. Dei punti di forza di questo progetto sono stati, a nostro parere, alcuni aspetti fondamentali che sono stati seguiti. Innanzitutto è stato formato un gruppo tecnico fatto di ricercatori e di agricoltori, quindi le decisioni venivano continuamente condivise e fatte girare. Sono stati organizzati degli workshop nei quali invitare i partecipanti al progetto. Siamo andati in campo per cercare di trasferire a questi agricoltori e condividere con loro le conoscenze acquisite. Abbiamo fatto un booklet informativo in cui abbiamo riportato una grande quantità di immagini sui diversi stadi vitali degli insetti coinvolti e abbiamo fatto un website dedicato e quindi praticamente ogni cosa che veniva fatta veniva inserita in questo sito web e quindi gli agricoltori potevano andare a leggere e a confrontarsi con quello che vedevano direttamente in campo. E poi abbiamo fatto un video in cui gli agricoltori potessero vedere qual era il comportamento degli insetti che loro acquistavano dal Bioplanet e liberavano in campo. Loro vedevano i risultati, ma non potevano rendersi conto, soprattutto per quanto riguarda il parassitoide, di quello che loro osservavano. Il parassitoide è molto piccolo, vedevano molto di più l'azione del criptolemo. Allora abbiamo fatto questo video che vi mostro, che dura circa 2 minuti, e che abbiamo messo su YouTube, quindi in qualche modo gli agricoltori potevano andare. Qui vedete una femmina di Anagyrus vladimiri nell'atto di parassitizzare una femmina di planococco e potete notare come l'Anagyrus tira in avanti le ali per difendersi dalla goccia di fluido ceroso che viene scaricato da uno stiolo addominale che probabilmente deriva dall'emolinfa e che la femmina praticamente e che la femmina del planococco emette per poter rispondere all'attività di parassitizzazione da parte della femmina dell'Anagyrus. Qui vedete un'altra situazione con le ali portate anche in questo caso in avanti. Questi video sono stati estremamente importanti per gli agricoltori e li hanno anche scambiati tra loro, li hanno scaricati e scambiati tra loro. Proprio in questo modo hanno avuto la possibilità di comprendere fino in fondo il perché, diciamo, cioè com'è che avveniva il fenomeno dopo l'acquisto di questi prodotti e il rilascio in pieno campo. Quindi per noi questo aspetto riteniamo che sia stato estremamente importante, cioè mostrare direttamente quello che potevano in qualche modo, che non avrebbero potuto vedere. Vado un pochino avanti perché in questo caso non voglio utilizzare tutto il tempo che mi è rimasto per questo. Qui vedete due larve di Cryptolemus montruzeri alle prese con una femmina di planococco, quindi purtroppo non era la sua giornata per questa femmina perché ha fatto una finaccia, come potete vedere. E qui vedete, andando avanti, praticamente questo video si può ritrovare su YouTube
se lo volete anche utilizzare a scopo didattico, digitando Anagyrus and Cryptolemus, compare praticamente l'intero video su YouTube. E qui potete vedere un adulto di Cryptolemus montruzzeri che si sta nutrendo attivamente un esemplare di... Allora, ritorniamo alla presentazione. Diciamo che dopo 5 anni dall'inizio, il progetto, come abbiamo detto prima, si chiama BioConvito, che è quello che è stato finanziato dalla Regione Toscana, è in buona salute. I dettagli di questo progetto sono pubblicati su questo articolo, che è praticamente un trend editorial su invito che ci ha chiesto questa rivista Environmental Science and Pollution Research. Quindi questo articolo, che è consultabile su internet, si trovano un po' i particolari dell'esperienza. E negli ultimi anni altre aziende, anche piccole, del distretto di Boulder hanno adottato la nostra proposta, e questo ci ha fatto particolarmente piacere, perché le 3 aziende principali sono aziende molto grandi e molto famose, ma è bella l'esperienza quando diventa anche bagaglio di aziende più piccole, no? E nel 2020 la confusione sessuale è stata applicata su circa 1000 ettari e gli agenti di controllo biologico su circa 600 ettari. Questo ha avuto un impatto positivo sull'uva e sulla qualità del vino. La cronaca locale ne ha parlato, come potete vedere, questa è la cronaca di Boulgheri: gli insetti killer salvano il vino, Boulgheri dice addio ai pesticidi. Da un punto di vista economico, diciamo, abbiamo fatto un confronto tra il costo del progetto convenzionale e il costo del controllo biologico. Si è visto che il primo anno il controllo biologico è costato 417 euro, il controllo chimico di 219, però dopo 3 anni gli agenti di controllo biologico si sono stabiliti nei vigneti, e quindi in qualche modo l'azienda ha risparmiato 279 euro. Così il costo del controllo biologico è divenuto di 138 euro a confronto con 219. Questo progetto è stato presentato in 2 incontri del gruppo dell'AP Agri a Bruxelles, come un'esperienza positiva di connecting people per mandare avanti e per sviluppare l'innovazione, e è stato fatto girare tra gli stati membri. Recentemente, proprio alcuni mesi fa, la Regione Toscana ha presentato questo progetto per questo ENRD Award, che praticamente ha selezionato nella categoria adattamento ai cambiamenti climatici il nostro progetto come unico progetto italiano. Adesso è in corso il concorso, e ci sarà tra un po', si saprà chi tra quelli che sono stati selezionati negli altri stati europei avrà vinto questo concorso. Per terminare, io volevo riportare, volevo commentare questa diapositiva. I risultati sono stati certamente di gran lunga superiori alle aspettative, e questo non è stato per una particolare capacità dei ricercatori o delle aziende. E mi veniva in mente un proverbio americano che recita: From the tiny acorn grows the mighty oak, no? Dalla minuscola ghianda cresce la possente quercia. Nel nostro caso, la minuscola ghianda del progetto è stata la forte condivisione. Una forte condivisione tra produttori e ricercatori di cosa? Certamente delle necessità iniziali, delle conoscenze disponibili, e le conoscenze erano disponibili, perché laddove il controllo biologico è efficace, si può, come ricercatori, fare la proposta e iniziare qualcosa insieme alle aziende, e anche la condivisione delle difficoltà incontrate, oltre ai successi conseguiti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie per questa presentazione, in questo caso studio molto rappresentativo proprio dei motivi con cui abbiamo aperto questa giornata. E allora abbiamo un intervento, era Carmelo Rapisarda, mi sembra, se ha ancora intenzione di intervenire.
se no c'è Andrea Povellato e poi Alessandro, hai una domanda nel question and answer che puoi rispondere subito guardandolo oppure puoi rispondere dopo. Comunque darei la parola ad Andrea Povellato se sì. Non ci sono altri interventi. Prego. Molto interessante, non sono esperto in materia, quindi vado più sulle questioni socio-economiche come prima. E, no, il fatto che queste tre aziende abbiano aderito così in modo così interessante a questo studio è significativo e molto importante. Stiamo parlando di grandi aziende. Ora, il tema nel caso della politica agricola è quello di come fare ad aiutare le piccole aziende che hanno problemi. Dal vostro punto di vista, quindi di ricercatori che però lavorano anche sul campo, secondo voi passare da un'azienda di queste dimensioni che ha interessi, abbiamo visto anche economici, di tutt'altra rilevanza rispetto a quello che può valere la bottiglia di vino, se non il vino sfuso, per un'azienda di 10 ettari di vigneto, le cose cambiano? Ci sarebbe la stessa disponibilità o bisogna fare un'azione di sensibilizzazione molto, molto orientata? Ho finito. Prego, Andrea, Alessandro. Ci senti? No, mi sembra che ci sia un problema di audio. Chiamiamo tutti Andrea. C'è una sì, infatti, ma lui è Alessandro, di fatto. Alessandro Lucchi, ci senti? No, non sente. Non lo so, deve esserci un problema di comunicazione. Raccoglierei qualche altra domanda allora. Qui ci sono iscritti Pompeo, Suma, Pasquale Tramaterra ed Emilio Guerrieri. Prego Pompeo, se riusciamo a... Nemmeno loro riescono a parlare. Cosa sta succedendo, Marina? Pompeo ha il microfono attivo, potrebbe parlare. Prego, Pompeo, può parlare? Pompeo? Ah, bene, sì, arriva. Prego. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Grazie Andrea, sempre interessante l'intervento. Molto brevemente, se nelle vostre attività avete già in mente di implementare il sistema impiegando anche la confusione sessuale per il plano Coccus Figus. Grazie. Andrea Lucchi, ci senti? Non so perché non qualche duro può chiamarlo al cellulare? Intanto vediamo di procedere con la domanda di Pasquale Tramaterra. Allora, Andrea Lucchi è caduto non è qui adesso nella connessione, quindi non so se andare avanti, adesso non ascolterebbe. Allora, cerchiamo di recuperarlo e poi andiamo avanti con la prossima presentazione, poi casomai facciamo alla fine le domande quando si ricollega alla fine, va bene? Grazie. Va bene, allora scusate questo inconveniente, ma dobbiamo far fronte a varie cose simultaneamente. Quindi adesso direi che Giovanni Burgio potrebbe prendere la parola e intervenire per presentare la sua lettura che riguarda questo argomento, paesaggio agrario, la gestione del paesaggio e come questa può influenzare la biodiversità a varie scale. Prego, Giovanni. Puoi parlare? Non sentiamo. Dovrebbe accendere il microfono che io ho chiesto di attivare e la telecamera. Ecco, adesso dovrebbe essere attivato. Sì, perfetto, vai. Mi sentite?
Buongiorno a tutti. Intanto grazie agli organizzatori per questo invito. Potresti accendere la videocamera? Grazie. Si sente, quindi? Si sente, ma non ci si vede, non si vede la camera, il video. La presentazione oppure il mio... No, occorre attivare la tua videocamera sul computer. Sì, aspettate, scusate. In basso a sinistra dello schermo. Ok. Sta arrivando. Adesso va bene. Sì, perfetto. Ok, scusate. Bene, grazie agli organizzatori di questo gradito invito. Saluto tutti. E lo scopo di questa trattazione è parlare delle diverse gestioni spaziali del paesaggio agrario. E le componenti, le variabili di questa mia presentazione sono le diverse scale spaziali, appunto dal farmscaping, la scala locale, al landscape. La biodiversità funzionale è il centro attrattore principale, quindi è il punto di riferimento, anche se farò qualche riferimento a servizi ecosistemici forniti da essa, ecco. Però vorrei parlare, introdurre anche un aspetto che a volte magari viene omesso in queste, diciamo, trattazioni, che è il grado di disturbo, il farm management, che influenza a volte tantissimo la biodiversità funzionale, e questo è un aspetto che penso che vada sempre accompagnato in queste valutazioni. Quindi con Habitat Scale Management, dal punto di vista olistico, intendiamo l'interazione fra habitat ma anche pratiche agronomiche. Ho messo per così curiosità anche sinonimi con cui queste pratiche sono denominate, che potete vedere. Le cover crop hanno un ruolo ovviamente importantissimo in questo sistema, e col farmscaping si intende la gestione aziendale di habitat e pratiche locali per gestire la biodiversità funzionale e combattere insetti dannosi. Esiste una modulazione fra habitat locali e paesaggio, in quanto queste variabili sono intercorrelate. Gli habitat locali, che qua vedete come complesso di margini, field margin complex, gli habitat locali proiettati sulla macroscala vanno a costituire e permeare le reti ecologiche di paesaggio, e quindi definiscono il particolare tipo di paesaggio, che però non è un mero contenitore, va a influenzare gli ambienti a sua volta, ma soprattutto va a influenzare l'efficacia delle pratiche gestionali, come poi approfondirò meglio dopo. È chiaro che qua vediamo già delle parole chiave, la biodiversità giusta aiuta, e qua siamo proiettati in un ambito di difesa, evitare shotgun approach, mi piace questa frase, cioè evitare approcci che sono troppo magari empirici, quindi sempre approcci direzionati e specifici. Entrando poi, aumentando la scala, entrando nell'azienda, è la pratica gestionale che aiuta. Parlerò anche ogni tanto di servizi ecosistemici offerti dalla biodiversità funzionale, che probabilmente non andrebbero mai disgiunti. Soprattutto mi riferirò alla lotta biologica, ricordo l'impollinazione che ogni tanto tratterò, ma altri servizi ecosistemici sono importantissimi, del controllo dell'erosione, qualità suolo e acqua, sostanza organica, e altri servizi anche di valore estetico, culturale, conservazione speciale, non andrebbero mai disgiunti. È chiaro che ognuno di noi, sia nella ricerca che nell'applicazione, si riferisce a qualcuno di essi. Ricordo anche la correlazione fra questi servizi ecosistemici, che andrebbe sempre più considerata. Ad esempio, la sostanza organica influenza spesso l'efficacia della lotta biologica, con dimostrazioni molto interessanti. Ricordo anche, se magari forse non ce ne serve bisogno, i meccanismi mediante i quali habitat, piante non coltivate, interventi agroambientali esercitano effetti positivi nei confronti della fauna utile. Intanto sono una fornitura di cibo vegetale sotto forma di polline e nettare per adulti di molti predatori, per parassitoidi, ovviamente per i pronubi. I parassitoidi
allo stato adulto sono glicifici, a parte casi di host feeding, diciamo. Tanti predatori sono glicifici obbligati, come i sirfidi, che fra l'altro si nutrono anche di polline. Ricordo i fitosei di generalisti che si nutrono di polline, oltre che prede animali. E due, fonti di ospiti e prede alternative. E tre, un diciamo, aiuto fisico, aree di rifugio, corridoi ecologici, luoghi di svernamento, microhabitat favorevoli. Tutte queste funzioni in maniera aggregata vanno a influenzare la biodiversità funzionale. Vorrei subito approfondire l'aspetto quantitativo che lega la diversità, numero di specie, al funzionamento dei servizi ecosistemici, prendendo in riferimento ad esempio la lotta biologica. Sono riconosciuti due andamenti che sono stati modellizzati attraverso la pratica, la complementarità e la ridondanza. Nella complementarità si ha che all'aumento di diversità segue un aumento lineare del funzionamento, ad esempio dell'efficacia della lotta biologica. Questo è dovuto a diversi meccanismi come il partitioning, facilitation, ad esempio quando una specie di predatore atterra su una cultura per predare afidi, gli afidi che cadono sono predati dai predatori polifagi del suolo. Ecco, quindi un gruppo trofico va a aiutare l'altro, diciamo. Sottolineo come a volte la complementarità di nicchie può essere aumentata mediante le pratiche gestionali. Molto interessante è la ridondanza. La ridondanza è quel trend in cui dopo un aumento curvilineo, molto rapido di funzionamento, poi l'efficienza si assesta su un valore asintotico e non aumenta più. Quindi la diversità magari aumenta, ma non aumenta più il funzionamento, perché ha raggiunto il massimo. Questo è causato classicamente da competizioni, interferenze interspecifica fra le specie del terzo livello trofico e anche dall'intragil predation, molto importante in certi gruppi. Sottolineo come è stato visto che l'habitat manipulation e l'aumento strutturale di diversità, in particolare, può ridurre anche l'intragil predation e aumentare la predazione. La ridondanza in realtà è un aspetto molto importante, perché è una condizione per assicurare un efficace biocontrollo e un functioning, diciamo, biocontrollo e anche impollinazione in caso di cambiamenti, instabilità ambientale, variabilità nel tempo. Infatti il calo di alcuni taxa, che può essere causato dall'uso di insetticidi, declino della qualità ambientale, cambiamenti climatici, cambiamenti o instabilità climatica, può essere sostituito da altri gruppi. È interessante come questo venga anche chiamato una specie di assicurazione spazio-temporale sulla diversità. Quindi favorire sistemi ridondanti dal punto di vista funzionale è spesso utile. Vi mostro un piccolo esempio: la rete trofica sorretta da Aphis gossypii, una anafide molto importante, al terzo livello trofico, fra parassitoidi e predatori contiamo almeno 9 componenti nei nostri climi mediterranei, almeno. Al quarto livello trofico abbiamo iperparassitoidi, abbiamo parassitoidi di coccinelle e i diplazontini, che sono parassitoidi di sirfidi, che in certe annate possono raggiungere percentuali di pressione anche superiore al 50%. Complicare tutto, ci sono le formiche, che hanno un rapporto di simbiosi mutualistica con gli afidi, ma causano anche antagonismo alle specie del terzo livello trofico. In prove di campo, in organic farming, impostate con presenza di habitat management e cover crop, abbiamo visto che in diverse annate si verificano, diciamo, complessi di specie utili molto diverse. Guardate il primo anno in cui prevalgono gli imenotteri braconidi, secondo posto troviamo le coccinelle, c'è un rumore di fondo costituito dai sirfidi, che però è rilevante, spesso i sirfidi sono stimati allo stadio larvare. Il secondo anno abbiamo una catena trofica completamente diversa, la Phidolettes aphidinica, che non compariva, era zero il primo anno, è l'entomofago dominante, i braconidi e i predatori, i braconidi e le coccinelle calano e il rumore di fondo dei sirfidi si azzera quasi. Questo è un esempio di come un sistema ridondante favorito
enfatizzato dall'habitat management sia molto importante, soprattutto in regimi di variazioni e cambiamenti climatici. La complessità ecologica favorisce e è correlata positivamente con l'alfa e la beta diversità. Entrambe vanno a potenziare i servizi ecosistemici e ad aumentare la resilienza. Questo è un aspetto, non è certo un dogma, è una tendenza. Infatti, però è bene ricordare che la diversità funzionale è data dalla somma dell'alfa e della beta diversità. La beta diversità è il grado di differenziazione delle comunità nel territorio. Se le specie in vari siti sono le stesse, la beta diversità è nulla. Quindi il pool locale dei nemici naturali dipende anche dal paesaggio circostante, questo è importante. L'aumento della beta diversità è maggiore dell'alfa e all'aumentare di alfa più beta abbiamo l'aumento di resilienza, che anche questa è una sorta di assicurazione sulla diversità funzionale. Nel lungo termine, quindi, la sostenibilità degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici generati dipende dalla conservazione della diversità su scala di paesaggio. E arrivo al paesaggio. Il paesaggio, attraverso la composizione e configurazione, agisce da filtro sulla diversità funzionale. La composizione influenza la disponibilità di habitat, risorse per la fauna utile, i movimenti su piccola scala, anche di impollinatori ed entomofagi. Nella composizione ricordo che ci sono anche le colture, l'eterogeneità culturale, il crop system. La configurazione è la strutturazione spaziale degli elementi locali, che influenza l'accessibilità agli habitat, favorisce la dispersione, diminuisce la frammentazione, che è una delle cause principali di perdita di biodiversità in tutti gli ambienti, da quelli coltivati a quelli naturali, e quindi diminuisce l'isolamento della fauna e aumenta la contiguità, un effetto fortissimo sul movimento della fauna utile. Quindi sono la composizione e configurazione che agiscono da filtro sulla diversità funzionale. C'è un'interazione fortissima fra i taxa e la complessità. In questo esempio vedete confrontati nello stesso studio tre gruppi diversi, carabidi, sirfidi e farfalle, e è rappresentata il trend del numero di specie, della specie resilience, quindi in funzione della lunghezza dei corridoi ecologici in un buffer di mezzo chilometro. Quindi il numero di specie è correlato alla configurazione. Vedete che per i carabidi c'è un aumento lineare di specie in funzione dell'aumento della configurazione. Il numero massimo di specie è nel paesaggio con una densità di corridoi più alta e c'è un calo graduale diminuendo la configurazione. I sirfidi hanno una risposta parziale alla complessità. Il numero massimo di specie è nel paesaggio più complesso strutturalmente. Però vedete che dopo questa relazione si perde. Passiamo alle farfalle, che non seguono per niente la complessità strutturale, la configurazione, e il loro pattern di risposta è completamente indipendente. Perché ovviamente questi due gruppi, in maniera anche diversa, sono influenzati, oltre che la configurazione, dalla composizione, cioè dall'eterogeneità delle risorse, dalla diversità vegetale e dagli habitat locali. E questo è il motivo di questa mancanza di direzionalità, che per i sirfidi è parziale e per le farfalle è totale. Tantissimi lavori, che cito brevemente, hanno confrontato l'effetto configurazione con la composizione. Di solito a livello di paesaggio ci sono molte prove in cui all'aumento di habitat non coltivati segua un potenziamento dei servizi ecosistemici, riduzione di peste. Questo è stato visto su molte culture estensive, anche se sono state segnalate variabilità di risposta in relazione anche a diversi pattern fra parassitoidi primari e secondari. Ci sono meno dimostrazioni su culture perenni, ma le cito: su olive e vite ci sono dimostrazioni di come l'aumento di non crop habitat possa aumentare la parassitazione della mosca dell'olivo, la diversità di bracconidi e anche la parassitazione di cicaline. Questi sono pochi esempi, ma molto interessanti su questi sistemi perenni. La complessità, di fatto, come in questo lavoro viene evidenziato benissimo, in che modo va a influenzare la lotta biologica? La complessità ambientale
spesso crea una migliore sincronizzazione. Nel complex landscape, come si vede bene, si avverte un arrivo più precoce della fauna rispetto al paesaggio semplice. Sincronizzazione. E quindi lo spazio influenza il tempo. Quindi alla fine, nel breve periodo, questa sorta di resilienza appunto nel breve periodo va a favorire di fatto la lotta biologica. E questo è un altro aspetto importantissimo. L'influenza gestionale, si è visto che, cioè l'efficacia delle pratiche, è influenzata dalla complessità dell'ambiente in maniera non lineare. E questo è chiamato la ipotesi della complessità intermedia. Infatti l'efficienza del management è tendenzialmente massima negli ambienti semplificati, però semplificati intermedi fra quelli molto degradati e quelli molto complessi. Quelli troppo degradati non hanno speranze, diciamo. E questo è stato dimostrato molte volte, sia sulla diversità funzionale che su servizi ecosistemici. Ad esempio l'efficacia delle flowering strip, delle fasce erbose miste, è maggiore in paesaggi semplificati, ad esempio nell'aumentare la ricchezza in specie di sirfidi oppure nel potenziare la parsezione. Fra l'altro è stato visto anche un legame interessante fra paesaggio e lavorazioni locali. Un'alta proporzione di habitat seminaturale nel paesaggio aumenta i servizi ecosistemici in campi gestiti con conventional tillage rispetto al conservative. Quindi interessante vedere un'interazione anche della complessità del paesaggio con pratiche locali. Questo è importante perché le pratiche su scala locale sembrano influenzate effettivamente dal landscape, dal paesaggio. E quindi, per riassumere, la risposta della diversità funzionale dei servizi ecosistemici è solitamente massima nelle situazioni di semplificazione intermedia. Questo è importante perché in un contesto semplificato la parola chiave diventa implementazione, in un paesaggio più complesso la parola chiave può essere conservazione oppure polifunzionalità. Il paesaggio più complesso può puntare anche su funzioni plurime, questo è importante. Quindi questa è una dimostrazione di un detto, diciamo, agroecologico classico, che il management deve essere ambiente specifico e come l'agroecologia abbia risposte ambiente specifico. E ci sono state tantissime meta-analisi che hanno confrontato il ruolo della composizione, della configurazione, che qua cito. In certi casi è stato evidenziato un effetto positivo della landscape composition sul pest control, riduzione di fitofagi. In altre meta-analisi è stata la densità dei bordi campo, quindi la configurazione, che ha avuto maggiore incidenza su impollinazione e lotta biologica. In altre meta-analisi sono state viste risposte eterogenee, soprattutto verso la landscape composition. E perché può avvenire questo? Allora, il grado di disturbo, e qua arrivo all'altra variabile che per me è importantissima, va a influenzare i servizi ecosistemici. Questo aspetto è stato sottovalutato a volte come driver di effetti di paesaggio, va tenuto conto sicuramente. Infatti, nelle precedenti meta-analisi è stato segnalato come, diciamo, ci fosse una mancanza di direzionalità di risposte quando il descrittore del landscape era costituito dal crop system, dalle culture. Perché questo? Sicuramente dovuto all'intensità di uso del suolo a livello di disturbo, ergo numero di trattamenti insetticidi. È stato visto, dimostrato, che in certe situazioni, questo è stato visto in culture annuali, l'intensità di uso degli insetticidi ha un effetto più forte della perdita di habitat, soprattutto su gruppi come parassitoidi di afidi e lepidotteri, citati contestualmente. Questo è stato visto anche sugli impollinatori. In un grossissimo lavoro, la configurazione ha contribuito maggiormente all'abbondanza di impollinatori rispetto alla composition. La composition comprende anche la diversità culturale, perché in quanto probabilmente la composition va a creare una intensificazione anche degli interventi insetticidi, quindi che a volte può mascherare l'effetto dell'habitat management. È stato visto anche, ad esempio, che la gestione sostenibile di culture estensive come il frumento in Nord Italia è basilare per valorizzare il ruolo delle infrastrutture
ecologiche su colonizzatori ciclici come le coccinelle, predatori polifagi importantissimi ovviamente, che usano le infrastrutture ecologiche come dei volani ecologici, ma si moltiplicano tantissimo su alcune culture. E quindi il grado di disturbo su questa cultura è micidiale per diciamo una loro perdita di... Ok, rapidissimamente vi presento un progetto che è stato eseguito, un progetto di lancio di lo stesso parassitoide predatore di cui parlava Andrea prima, molto rapidamente, è un progetto quindi di lancio, però ottenuto in aziende soprattutto a gestione integrata, eseguito su 2600 ettari delle province di Modena e Reggio. Molto brevemente, chiaramente non posso entrare dentro, è stato visto, valutando l'efficacia dei servizi ecosistemici in aziende sia in cui era stato eseguito il lancio che in aziende dove non era stato eseguito, che il tasso di parassitazione diminuisce linearmente in funzione del numero di trattamenti insetticidi. E questo si vede benissimo. Quindi, al di là di molti aspetti legati al management, infatti in queste aziende si sta valutando un habitat management dell'inerbimento e varie pratiche locali, le pratiche aziendali virtuose sono il punto di riferimento fondamentale. E quindi arrivo alla cosiddetta intermediate disturbance hypothesis, un'ipotesi intermedia anche che regola il disturbo. Il disturbo può modulare le risposte della diversità funzionale ed è stato visto che i più alti livelli di diversità, spesso in ambienti antropizzati chiaramente, sono trovati a un livello intermedio di disturbo. L'esempio a destra mostra ambienti con elevato disturbo in cui, riducendo il disturbo, freccetta orizzontale, si ha un aumento di diversità funzionale. Anche in questo caso la diversità funzionale non ha una risposta lineare, ma curvilinea. E questo è molto importante anche per l'interpretazione, la valutazione delle nostre pratiche. In sistemi con un alto sottofondo di disturbo, una riduzione di input di pesticidi, come ad esempio nell'organic farming, sicuramente favorisce maggiormente la diversità funzionale per un miglioramento di condizioni avverse. È stato visto anche da articoli, scusate se ogni tanto mi autocito, mi imbarazza a volte, è stato visto come certi effetti positivi sulla diversità funzionale dell'organic farming, che ci sono sicuramente, soprattutto si vedono meglio nel lungo periodo, e ok, ci sono, però sono più evidenti su culture a maggior disturbo rispetto a culture con meno disturbo. E questo, sono citate le culture, questo è importante da sottolineare. Inoltre, a parità, sempre per quanto riguarda i legami fra diversità e servizi ecosistemici, è stato visto che in alcuni sistemi, qua mi riferisco al sistema della dorifora su patata, la rete trofica, a parità di numero di specie, l'organic farming è caratterizzato da maggiore evidence, equipartizione. Guardate, questo è un sistema di 4 componenti, è stato visto anche per anche specie entomopatogene, ma il sistema di insetti che regola la lotta biologica sulla dorifora è molto semplice, 4 componenti, quello che cambia l'organic farming è l'evidence. Maggior evidence, maggior controllo e benefici. Quindi nel farm management, ok. Altro aspetto molto importante che regola la biodiversità funzionale è l'interazione che le dinamiche di biodiversità funzionale possono avere in relazione ai taxa, categorie trofiche, funzionali e nicchie occupate dalla fauna utile. Presento alcuni esempi di organic farming nel vigneto, ad esempio. Sono stati dimostrati vantaggi dell'organic farming ad esempio su alcune categorie particolari, specie brachitere di carabidi, alcune categorie di rani, ambus spider, ground ante spider ad esempio, sui sirfidi sì, però su specie afidifaghe dello strato erboso. Guardate il dato sotto in cui i sirfidi sono stati usati come bioindicatori puri in vigneti, in organic farming e convenzionale. Il numero di specie totale è uguale. Le differenze si notano quando andiamo a strutturare le catene trofiche, considerare le specie afidifiche e le specie stato erboso, che sono in proporzione maggiori nettamente nell'organic farm. Anche questo è un aspetto importantissimo, e infatti arrivo al farmscaping, che cito diciamo in maniera generale con qualche esempio. È sempre
bene avere intanto un piano, un planning, intanto partire dagli scopi degli interventi che su pratica locale dovrebbero essere sempre considerati. Sono interessato al pest control, sono interessato a innescare effetti bottom-up o top-down, cioè vado a influenzare il terzo livello trofico, aumentare gli entomofagi o a ridurre i fitofagi in modo diretto, impollinazione, conservazione fauna, scopi estetici, culturali, contributi, diciamo. Lo scopo dell'intervento chiaramente dovrebbe essere considerato per non perdersi. Secondo punto, considerare l'ambiente ricevente e il tipo di cultura. Evitare i disservizi con un approccio direzionato. E qua vi mostro un repertorio di tante pratiche ecologiche che vedete, che ovviamente per essere applicati in modo consono necessitano di una pianificazione. Ci sono state tantissime review su questi interventi. Gli anni 90 sono stati anni di interventi agroambientali molto fertili. Questi sono dati della nostra regione, ad esempio applicati su 9.000 ettari con questi piani. Recentemente sono il greening e i PSR che si occupano di contributi per interventi. Vado rapidamente. Nel farmscaping ci sono tradizioni notevoli, ad esempio siepi, corridoi, linear woody hanno una tradizione di effetti sulla risposta funzionale enorme sul controllo di afidi cicaline. È stato visto anche come gli herbaceous habitat, che comprendono fioriture miste di leguminose, piace, sono più diversità incentivanti dei grassy habitat. Recentemente c'è stato un grandissimo utilizzo di flowering plant. A destra vedete un'indagine su Scopo che mostra un aumento esponenziale negli ultimi anni, soprattutto su estensive orticole. A volte molto empirico, meno casi nell'ambiente mediterraneo. Le cover crop sono importantissime e avrebbero richiesto un intervento a parte. Gli studi sugli effetti dell'entomofauna utile sono molto aumentati, come vedete in quella ricerca su Scopus. Forse sono ancora sottostimati. Infatti, molti studi agronomici non hanno considerato l'entomofauna, ovviamente, chiaro, da non dimenticare i benefici polifunzionali, come leguminose e l'aumento di sostanza organica abbiano ripercussioni positive sulla diversità funzionale e la lotta biologica dimostrate. I frutteti hanno meno casi applicativi di habitat management, sono stati revisionati, come vedete, vado rapidamente, c'è una tradizione gigantesca nel vigneto. L'importanza di specie vegetali in erbimento è stato sottolineato da più di 30 anni, soprattutto sui fitofagi, sui fitosedi generalisti, con lavori importantissimi. Infatti è una delle culture dove i disservizi, ad esempio svolte da Ortica, sono stati studiati per prima, ruolo delle siepi anche, quindi il vigneto è una tradizione notevole. Fatto sta che c'è un incremento recente, come vedete da quella indagine su Scopo, con le parole chiave, di esperienze di management in vigneto che riguardano inerbimenti selettivi, flowering plant, relativo management. Si è segnalato anche alcuni recenti PhD italiani che studiano proprio questi aspetti. Quindi nel vigneto c'è un interesse e un'applicazione veramente notevole. Le flowering plant sono a volte amate, usate in molti casi. Facelia, grano saraceno, alice e coriandolo sono le piante che sono state più utilizzate. Ricordo che la facelia usata, abusata, lo dico come battuta, ma è una pianta con elevato potere mellifero, quindi per impollinatori, anche se ha degli effetti ottimi sui sirfidi, predatori polifagi. Può essere usata anche come sovescio, in Ungheria si è visto che ha un effetto anche contro i batteridi e recentemente è stata promossa in Italia da organizzazioni di produttori, società sementiere e aziende. Non c'è comunque solo la facelia, è chiaro anche queste piante possono essere usate in piccoli mix. Le wild foreign strip hanno una tradizione notevole in centro e nord Europa, in mix fino a 20-30 specie che si adattano molto con i sistemi estensivi appunto di questa zona europea. E di servizi, io sto finendo, ecco, ricordiamoci, come ricorda questo lavoro interessantissimo, le fasce fiorite devono essere accompagnate da un uso sostenibile di fitofarmaci per evitare una tract and kill per la entomofagi. Quindi se noi applichiamo interventi agroambientali e poi non adottiamo un sistema di difesa sostenibile, andiamo a fare una tract and kill.
fascia fiorita può diventare una metafora di tutto l'intervento agroambientale. Ho citato così come esercizio di servizi che sono stati segnalati, Ortica, Vite, Classico e anche metodi per risolvere ovviamente. La Facelia ha registrato un po' di disservizi, soprattutto in Centro Europa, in quanto può trarre anche fitofagi e soprattutto questo pensiamo al gruppo delle Pieris su crucifere. E sono importantissimi da considerare per ogni ambiente. Quindi i disservizi vanno studiati, sono stati studiati recentemente ed è il punto di partenza proprio per un'applicazione razionale, conoscere per applicare bene. Finisco citando un programma regionale di contrasto alla cimice asiatica mediante i lanci di Tesolco Japonicus, un intervento di lotta biologica classica. Se verrà approvata dal Ministero, verranno eseguite queste introduzioni. E sottolineo come in questo progetto regionale le siepi di infrastrutture ecologiche sono state scelte come siti di lancio. È ovvio perché sono buffer area, protette dall'uso di insetticidi che sta avvenendo nei frutteti. Quindi molto interessante questo recupero anche del discorso siepi, infrastrutture ecologiche, che è fondamentale. Sottolinea anche un legame fra rotta biologica classica e conservation. I siti di lancio riguarderanno infrastrutture ecologiche in ambiente rurale, zone periurbane e aree golenali. Questo progetto, qua vedete le componenti, fa parte di un progetto nazionale, molti di voi lo conosceranno, con tantissimi attori che vedete, un programma nazionale in cui hanno aderito circa 13 diverse regioni, che qua cito e ho citato tutti diciamo gli attori principali. In Emilia-Romagna sono stati scelti 300 siti di lancio per l'importanza. Come vedete la tipologia dei siti di lancio ha una prevalenza di corridoi ecologici, aree colenali e strutture ecologiche per ovvi motivi. Si era stato creato anche una polemica fra siepe e Aliomorphalis. Io sono sicuro e mi è stato insomma confermato che l'Aliomorphalis compie danno anche in aziende con poche siepi, quindi non è sicuramente il driver principale. In ogni caso questa polemica, questa problematica è stata stemperata e ora le siepi diventeranno il punto di forza di questo programma, che speriamo avvenga se verrà dato questo permesso da parte del Ministero. Io ho finito. Leggete questa frase di Grandi del 1962 su equilibri biologici e insetticidi all'Accademia dei Lincei. L'IPM è stata storicamente un terreno fertile di gestione ambientale. Questa frase di Guido Grandi, in maniera pura, semplice, evidenzia il ruolo delle piante non coltivate, tutti gli aspetti che abbiamo visto. L'entomologia ha avuto una tradizione notevole su un approccio agroecologico che è iniziato con l'IPM. Organic farming probabilmente attualmente rimane in un contesto più frequente di applicazione di farmscaping basato su habitat management. Sono state anche fatte stime su quanto sia applicato il farmscaping in aziende e incombe l'utilizzo ancora elevato del mezzo curativo e oltre curativo anche preventivo. Ricordo forse che alcuni sistemi chiamatici prophylactic application uso dei concianti non sarebbero molto coerenti con la difesa integrata, nonostante siano disponibili alternative, comprese strategie di habitat e landscape management. E cito i risultati di una meta-analisi recente che sta uscendo proprio in questi giorni. Quindi il mezzo curativo è ancora troppo applicato e nonostante, ho visto per alcuni fitofagi chiave, siano disponibili alternative. È chiaro che in IPM molte variabili possono rendere più difficile l'adozione di sistemi agroambientali avanzati, che qua cito. Gli interventi sono molto influenzati dalla realtà locale, non possono essere generalizzati. Questo ha causato una lentezza del trasferimento in azienda. Divulgazione e didattica. Questo è l'ultimo disciplinare, diciamo, di habitat management che conosco bellissimo, del 2004, però è stato l'ultimo. A fronte di una letteratura imponente, gigantesca, è diventato anche difficile aggiornarsi su questo settore. Abbiamo sicuramente l'esigenza di disciplinare giornate di habitat management e farmscaping. Ricordo che in IPM, nel convenzionale, c'è la tendenza di seguire norme mediante disciplinari. Quindi questo aspetto sicuramente potrebbe dare un'energia di attivazione, di applicazione
di questo sistema complesso, diciamo. Viene da molti suggerito, evocato l'esigenza di favorire gli approcci di sistema con cooperazioni scientifiche transdisciplinari per diciamo potenziamento multiplo di servizi ecosistemi in un'ottica di come dovrebbe essere l'habitat management, cioè una strategia di sistema. E a proposito di didattica, vi presento, e questa è l'ultima slide, voglio presentare un'iniziativa che è stata ottenuta da un Erasmus Plus, un'iniziativa internazionale di un serious game, un gioco interattivo per studenti universitari che stiamo applicando nei nostri corsi, vi mostro il sito, in cui l'educazione viene, diciamo, adottata mediante questo gioco interattivo per applicare un approccio di sistema per gli studenti. Infatti l'agroecologia viene studiata mediante simulazioni che possono essere procrastinate anche per alcuni anni, e vedete che il landscape management ovviamente è una di queste variabili. Un'azienda sia zootecnica che di produzione vegetale, e questo è un esempio magari anche di didattica per applicare delle componenti di sistema molto complesse per studenti, e speriamo che, ci tenevo a mostrarlo a tutti, e con questo ho concluso, saluto tutti e grazie. Grazie Giovanni della lettura, è andata un po' oltre i tempi, ma comunque abbiamo ancora un piccolo margine per degli interventi. 4 minuti, mi scuso. All'inizio... No, non è un problema. Abbiamo ancora tempo per concludere. Ci sono allora, innanzitutto ci sono delle domande che sono arrivate, le puoi trovare nel question and answer in fondo, però vorrei concludere la discussione che non abbiamo potuto svolgere prima per gli interventi che riguardavano Andrea Lucchi, e quindi c'erano... Sì, Andrea Lucchi, prego. Sei presente? Sì? Vorresti rispondere alle domande che ti aveva posto Pompeo, Suma? Mi sembrava che fosse relativa al fatto di usare la confusione sessuale per la coccinilla, per il Pranococcus. Non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Io ho attivato, adesso mi sentite? Sì, ora sì. Ecco, dicevo, durante questo progetto abbiamo applicato su piccole superfici a scopo sperimentale, perché dovevamo assaggiare nuovi erogatori per confusione, la confusione anche per Pranococco. Abbiamo avuto dei risultati interessanti e abbastanza dei risultati buoni, tant'è che poi questi erogatori sono stati in qualche modo portati avanti, però diciamo facevano parte del progetto soltanto su piccole superfici, il grosso è stato portato avanti con gli agenti di controllo biologico in quest'area. C'era un'altra domanda, se non sbaglio, non ricordo il nome, che mi chiedeva qualcosa sui trattamenti fungicidi, perché diceva che giustamente che i trattamenti fungicidi possono influire sugli agenti di controllo biologico. In particolare so, diciamo, ed è una cosa che abbiamo tenuto di conto, che lo zolfo in polvere in particolare è una fungicida che può avere un effetto deteriore sui rilasci dell'anagirus in particolare, per cui sono stati programmati i trattamenti intanto eliminando completamente lo zolfo in polvere. Ma devo parlare in inglese, forse, Andrea? Non lo so se la persona... La domanda era posta in inglese, però... Ah, ok. Mi spiace. Se vuoi posso dire due parole anche in inglese, ma... Oppure puoi rispondere per scritto in inglese alla persona interessata alla fine, al termine dell'incontro. Comunque, praticamente sono stati abbandonati i trattamenti con lo zolfo in polvere, si è passati tutto allo zolfo bagnabile, e i trattamenti sono stati programmati in modo da non essere troppo a ridosso del rilascio dell'anagirus. Bene, c'era Pasquale Tramaterra anche che voleva chiedere qualcosa. Sei in linea, Pasquale? Attiva il microfono. Perfetto. Vai. Si sente? Sì. Si sente? Sì.
Sì, si sente. Certamente. Sì, dunque, complimenti per la presentazione a tutti. Volevo dire qualcosa sulla Lobesia. È interessante cercare di capire dove sverna questo insetto, perché ha 200 o 300 piante ospiti, e cercare di ridurre la popolazione sullo svernamento aiuterebbe molto poi nell'applicazione delle tecniche alternative, come ad esempio la confusione sessuale. Noi abbiamo lavorato su questo, abbiamo pubblicato e siamo riusciti a ridurre la prima generazione perché svernava sull'olivo, e bloccandola sull'olivo col mass trapping, poi in realtà all'interno dei vigneti abbiamo avuto delle popolazioni molto molto basse, mm-hmm. facilmente controllabili poi con la confusione. Mm-hmm. Vuoi commentare, Andrea? No, mi pare che bene. Non fosse una domanda, vero? Sì, sì, sì. No, nel senso che andando oltre si potrebbe lavorare sulla distribuzione spazio-temporale dell'insetto sul territorio per andare a ridurre anche a limitare le tecniche di confusione solo in spazi ben determinati. Sì, sì, certamente. C'era ancora un intervento di Emilio Guerrieri per Andrea Lucchi, e poi passerei a Giovanni Borgia. Sì, grazie. Emilio. Sì, grazie Andrea. Che poi è un intervento che probabilmente può essere rivolto a tutti e due, perché Andrea, ma penso anche la presentazione di Giovanni, hanno messo il dito probabilmente su uno degli aspetti più critici della nostra agricoltura, che è probabilmente una profonda assenza degli extension services. Io alcuni dei lavori che Andrea ha citato, e anche alcuni dei lavori che ha menzionato Giovanni, conosco benissimo gli autori, e si tratta di persone che hanno un diretto approccio con, ovviamente, con il farming, eccetera, però ovviamente diciamo gli extension service sono dedicati proprio a portare queste innovazioni agli agricoltori, che è questione di tempo, di spiegare, di fare incontri. Certo, un progetto può in minima parte spiegare agli agricoltori, ad alcuni selezionati o addirittura ai partner di progetto, come funziona la lotta biologica e perché funziona bene, perché ci dà un vantaggio anche economico. Però poi dopo il grosso del lavoro dovrebbe essere fatto da organi dedicati a questi, per cui io quello che chiedo appunto, ma un po' a loro ma anche un po' a tutti gli altri, è come possiamo cercare di fare in modo che ci sia un potenziamento di questa parte forse molto carente nel nostro sistema agricolo, perché le innovazioni della ricerca, anche prodotte da noi stessi, cioè dagli italiani, quindi non è sempre detto che dobbiamo andare all'estero, comunque gruppi italiani, esperienze internazionali danno delle soluzioni possibili, però poi dopo manca sempre quell'applicazione, come dire, di massa, che poi convincerebbe a fare questo grosso passaggio epocale a un'agricoltura più sostenibile, un approccio agroecologico. Grazie. Posso rispondere? Bene, grazie Emilio. Sì, se vuoi dire tu, poi passiamo a Giovanni. Sì. Grazie Emilio. Devo dire che è un aspetto molto che sento molto questo. Io in 5 anni di esperienza ho portato un po' di soldi al Dipartimento, ma ho fatto solo una pubblicazione su Scopus. E questo mi dispiace soprattutto per i giovani che lavorano con me. Ultimamente qualche discussione in Dipartimento, con qualche discussione si sta cercando di rivalutare quella che noi conosciamo come terza missione. Perché posso dirti che anche i ragazzi giovani, i dottorandi, i borsisti, gli assegnisti di ricerca che lavorano con me, in qualche modo perdono moltissimo tempo in questa attività, e questa cosa ovviamente va a ricadere poi sulla loro carriera. Quindi in questo senso non ho una risposta, ma ho una preoccupazione. Giovanni? Prima di tutto volevo dire che Ahmed, che aveva formulato la domanda in inglese, dice che capisce l'italiano e ringrazia. Per cui... Grazie, grazie. Prego Giovanni. Sì? Sì, quindi anche tu vuoi rispondere alla domanda di Emilio? Ah, ok, sì, la domanda di Emilio. Ciao Emilio,
ma è il punto cruciale. Io me lo sono chiesto, ce lo siamo chiesti in tanti. Purtroppo l'IPM è abituata su un sistema mediante disciplinari e inutile. Il mezzo curativo è tornato a essere prevalente. E in questo il PAN, secondo me, non ha aiutato, purtroppo, perché ha creato anche misunderstanding, secondo me. Come dicevo, bisognerebbe veramente disciplinarizzare a livello locale gli approcci di sistema, con guide operative che possano seguire le prassi agricole. Poi mi rendo conto che non è semplice, ma quell'esempio che ho mostrato era una specie di disciplinare ecologico molto interessante. Aveva una valenza soprattutto per l'Europa centrale e del 2004, e probabilmente dovremmo tutti favorire questo approccio. Inoltre gli approcci di sistema sono difficili. Quel serious game che vi ho mostrato è per diffondere l'agroecologia fra gli studenti e a lavorare nella complessità. Sicuramente il verbo che ho usato incombe l'aspetto curativo, è che nonostante tutto, purtroppo in molte impostazioni si segue sempre, spesso ci si basa sempre su quel principio di avere un prodotto che mi risolve un problema, e questo non va sicuramente bene, per quello che l'approccio di sistema deve essere favorito in questo modo. E i disciplinari, i PM, hanno pochissime indicazioni di habitat management, cioè ne hanno dal punto di vista agronomico, ma non c'è un legame con le pratiche di difesa. Peraltro anche nell'organic farming il disciplinare è molto generico. Grazie. Allora, grazie. Ci sono nelle question and answer, c'è due domande di Fiorenzo Cattera, una per Andrea, che riguarda, se la puoi vedere, la trovi, è quella delle 5.37, e una per Giovanni, che è delle 6.13. Riuscite a visualizzarle e rispondere? No, io sai che non riesco. Q&A, in basso al centro, c'è un numerino rosso. Ah, ok, scusami. Sì, io però non... aspetta, eh. Ok. Q&A. Ok. E la vedete, andate alle 5.37, c'è Fiorenzo Cattera che chiede: esiste una comparazione di costi tra il trattamento tradizionale con pesticidi e quello biologico, in questo caso toscano? Che è la domanda per Andrea Lucchi, mentre per te è un po' più articolata. Io, Andrea, vedo solo le domande dalle 6.13 alle 6.22. Non so. Scorri con la banda a destra e dovresti vedere anche quelle precedenti. È stato disconnesso per un certo periodo, questo è il problema. Ah, e quindi non la vede. Comunque la domanda era il confronto di costi tra il trattamento tradizionale e quello biologico in Toscana. Cioè, sembrava che avessi mostrato qualcosa di questo. Sì, avevo fatto vedere che mentre il primo anno praticamente il trattamento biologico costa il doppio, contando sulla possibilità che questi insetti possano stabilirsi nei vigneti dove vengono rilasciati, e sono rilasciati in numeri molto elevati, perché se pensate su 300 ettari vengono rilasciate a un 1000 per ettaro, sono tanti, quindi si arriva praticamente, abbandonando dopo 3-4 anni l'acquisto di questi insetti, ad una parità, se non a un costo inferiore nei vigneti biologici. Ovviamente questo è un fenomeno che non possiamo controllare nel breve periodo, quindi dovremmo poter, ed è una cosa che abbiamo in mente di fare, quello di poter controllare nel medio periodo questo fenomeno, per vedere se abbiamo ragione oppure no, perché sappiamo bene che una temperatura molto impattante invernale potrebbe ridurre moltissimo le popolazioni svernanti. Quindi questi sono, diciamo, dei risultati di corto periodo da validare in un periodo più vasto. Grazie. Giovanni, vuoi rispondere tu alla domanda? L'hai potuta vedere? Sì, in pratica il discorso dell'ambiente urbano, questa... Sì.
Ok, sicuramente, no? Si chiede se queste situazioni possono dunque essere applicate, certamente, negli ambienti urbani e periurbani questi interventi sono fondamentali. Ne parlavo recentemente proprio in un master, sicuramente. Fortunatamente adesso l'applicazione del PAN sul verde pubblico urbano ha sospeso in molte regioni, ha vietato insomma l'uso di insetticidi e ovviamente ci sono anche casi di lotta biologica. E la conservation ovviamente è fondamentale e anche l'ambiente urbano è un ambiente basilare per le applicazioni. Un'altra domanda complessa, se ci sono indici di statistici per funzionalità alfa e beta, sì ci sono, se un livello di funzionalità beta è basso, per un'azienda è più complesso convertirsi al biologico, in una situazione di disturbo penso che il biologico possa contribuire positivamente creando e probabilmente potrebbe esserci anche un sinergismo positivo per creare condizioni applicative, quindi non vedo ostacoli, diciamo, non vedo certi ostacoli, anzi con un organic farming sicuramente si può avere un miglioramento dei trend e delle risposte spaziali della biodiversità. Chiaro che poi conta molto l'ambiente ricevente, ma abbiamo insomma in ambienti più disturbati l'applicazione di pratiche può dare un valore aggiunto rapido. Il discorso di Trisolcus japonicus è questo un discorso molto ampio. Dunque, che non è specifico, diminuzione di specie selvatiche, di pentatomidi, questo è un argomento, diciamo che bisogna fare un bilancio fra gli effetti non target della lotta biologica, che però andrebbero anche confrontati con gli effetti non target di quello che sta facendo la difesa chimica, perché sicuramente il numero di trattamenti che si fanno in certe regioni per la cimice causa delle devastazioni di fauna utile, secondo me superiore all'introduzione di un insetto utile esotico, argomento che non voglio certo rendere troppo semplice. Io personalmente penso che non ci sia un problema, è chiaro che questa cosa va studiata, ma in questo caso abbiamo a che fare anche con una emergenza fitosanitaria veramente, veramente notevole. Penso che quando facciamo questi bilanci, e ho partecipato a progetti europei su valutazione di effetti non target, quindi bisogna studiarli, per carità, e non voglio essere certo semplicistico, che ho fatto anche molti lavori, però dobbiamo considerare sicuramente la controparte. La difesa convenzionale crea delle devastazioni e il discorso della cimice è veramente un caso estremo che ha creato e sta creando una situazione veramente estrema di dannosità. Sì. E quindi io almeno, questo è il mio parere, è chiaro che dire sono favorevole, però lo dico anche, sono favorevole sicuramente, poi il lancio degli esotici deve essere fatto con cautela, ma io non vedo perché non tentare anche su scala comprensoriale un intervento di questo tipo di servizi di lotta biologica classica, ce ne sono pochi. Ce un argomento molto, molto diciamo, caldo, certo, che certo, è sul certo. Tavolo di chi deve prendere le certo, decisioni. Certo, è un argomento, è giustissimo e bellissimo discutere, però ecco, certo. Io su questo non ho dubbi, mi espongo anche, quando guardiamo i disservizi, dobbiamo però confrontare sempre i disservizi della controparte convenzionale chimica, che purtroppo con questo criterio dovremmo mettere al bando più della metà di insetticidi. Quindi, grazie. Ecco, ho cercato di rispondere, diciamo, sì. Chiaro che è un parere. Abbiamo ancora due domande, poi siamo in chiusura perché abbiamo oltrepassato il nostro limite di tempo. Allora, una era un'alzata di mano, quindi per resumo un intervento orale di Ahmed Alane, se ha ancora intenzione di chiedere, è presente? No. Allora c'era una domanda scritta per Andrea Lucchi da parte di Enrico. Prego. Can you hear me? No.
Ahmed, yes, we hear yes. you very well, please. Yes, yes, sorry about that. I credo che siamo oltre tempo, sorry. Vorrei chiedere una domandina per il professor Lucchi, che io dico che in North America we have in California some problemi dovuto dai cercopidi e cicalini che trasmettono batteri vascolari. E vorrei chiederla se ci stanno in Italia questi insetti, cicalini e cercopidi che trasmettono queste batteri vascolari, che è molto dannoso in California. Thanks. Che noi sappiamo, no, ancora non sono stati identificati gli stessi che voi avete. Conosco la situazione della California. E abbiamo da noi lo Scaphoideus titanus, che è un cicadellide vettore del fitoplasma della flavescenza dorata, però fortunatamente nelle zone dove abbiamo operato non è stato ancora identificato lo Scaphoideo, nonostante da diversi anni facciamo un monitoraggio finanziato dalla regione toscana. Chiaramente la presenza di questi eventuali fitofagi potrebbe... Geopardize potrebbe mettere in pericolo un progetto del genere, no? Quindi chiaramente è una situazione dinamica che va continuamente valutata, e qui posso rispondere anche alla domanda di Enrico De Lillo, che mi chiedeva se ci sono recrudescenze o comparse di altri fitofagi tipo insetti acari nei vigneti dove abbiamo applicato il controllo biologico. Stiamo, diciamo, tenendo sotto controllo la situazione. Noi abbiamo delle situazioni in cui, ad esempio, è comparso un altro lepidottero abbastanza preoccupante, che è un lepidottero piralide ficitino, Cryptoblavis nidiella. Però diciamo che questo in qualche modo è stato da alcuni attribuito a una riduzione dei trattamenti insetticidi. Posso dire però che in questo caso la situazione non è ancora chiara, perché questo insetto, come molti di voi sapranno, dà luogo a infestazioni molto preoccupanti nelle zone litoranee della Toscana, del Lazio, della Puglia. Però non c'è, diciamo, una sincronia nel ciclo biologico di questa specie con gli altri lepidotteri, per cui un trattamento effettuato contro la terza generazione di Lobesia avviene precedentemente allo sviluppo dell'ultima generazione della Cryptoblavia, per cui non essendoci questa sincronia non posso dire con certezza che le diminuzioni dei trattamenti dovuti all'inserimento di tecniche di lotta biologica vadano a influire su questo insetto, anche se non posso escludere che certamente una diminuzione degli insetticidi possa dar luogo a qualche sorpresa. Grazie. Grazie, abbiamo concluso tutte le richieste finora pervenute. Io vi ringrazio moltissimo della presenza di tutti, siete rimasti numerosi fino alla fine. E lascio do la parola a Franco Pennacchio, che vuole fare un saluto finale. Bene, grazie. Volevo ringraziare i nostri relatori italiani, Andrea e Giovanni, per le belle presentazioni esaustive, interessanti e stimolanti certamente, e ringrazio anche tutti i presenti che sono rimasti con noi fino a tarda ora, e vi do appuntamento a domani pomeriggio alla stessa ora, alle ore 16, per la terza giornata, e domani sarà una giornata altrettanto stimolante e interessante. Bene, di nuovo buonasera e grazie di essere stati con noi. Grazie.